Buonasera, Pier Giorgio Di Freddi. Iniziamo quest'ultima, penultima giornata della Festa di Scienza e Filosofia con un annuncio che ci farà la nostra Maria. Prego. Anche qui un applauso. Buonasera a tutti i presenti e benvenuti alla sesta edizione della Festa di Scienza e Filosofia. Anche questa sera, prima di lasciarvi in compagnia del professor Di Freddi, chiedo la vostra attenzione per parlare dell'importante iniziativa che accompagna questa edizione della festa. Quest'anno, infatti, come saprete, il Laboratorio di Scienze Sperimentali, diretto da Pierluigi Mingarelli, insieme all'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca, guidata dal presidente Marco Prestipino, promuove una raccolta fondi per l'acquisto di un'ambulanza pediatrica. Un'ambulanza definita a misura di bambino perché sarà attrezzata con dotazioni tecnologiche capaci di garantire il trasporto sicuro dei piccoli pazienti nei centri ospedalieri. Quello del trasporto è infatti un passaggio fondamentale perché interessa neonati o comunque tutti quei bambini che hanno superato i 28 giorni di vita. Pazienti che hanno delle peculiarità che bisogna gestire con competenza ma soprattutto con tecnologie adeguate, anche perché, come spiegato dai pediatri, i primi 20 minuti di intervento sono fondamentali per evitare di compromettere lo sviluppo futuro del bambino. I fondi raccolti, quindi, serviranno per l'acquisto di un'unità di trasporto dotata di ventilatori meccanici, umidificatori, defibrillatori e pompe a siringa. Insomma, strumentazioni in grado di mantenere stabili le funzioni vitali del neonato, del bambino, durante il trasferimento in ospedale. Ecco perché, durante i giorni della Festa di Scienze e Filosofia, fuori dalle sale che ospitano le conferenze, troverete un contenitore dedicato a questa iniziativa. Si tratta di contenitori in plexiglass perché il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e Croce Bianca vogliono trasmettere un messaggio di assoluta trasparenza non solo nella raccolta ma anche nella gestione dei fondi. La raccolta, lo ricordiamo, ha preso il via giovedì pomeriggio, giorno di inaugurazione della festa, e ieri sera le donazioni hanno toccato quota 1.775,49 euro. L'auspicio è dunque quello che questa raccolta prosegua con buoni risultati fino a domani sera, ricordandovi che chiunque di voi lo vorrà potrà fare la propria donazione utilizzando appunto i contenitori che troverete fuori dalle sale delle conferenze. Ringraziandovi per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi lascio in compagnia di Pier Giorgio o di Freddi. Grazie Maria. Lei era Maria Tripepi, la nostra addetta stampa. La conferenza del professor Pier Giorgio Di Freddi ha per titolo «Matematica, il coraggio di rompere gli schemi». All'interno di questa manifestazione che ha come titolo «Il coraggio di conoscere», quindi siamo di fronte a uomini coraggiosi. Io di solito non mi dilungo troppo perché la conferenza la fanno non i presentatori ma i nostri ospiti, quindi passerò decisamente subito la parola al professor Di Freddi. Grazie per il giorno. Sono sorpreso perché mi avevi detto che avresti fatto un altro tipo di presentazione. Io mi ero preparato una controrisposta a quella presentazione, quindi non svegliamo segreti che ci teniamo per noi. Dunque, coraggio di rompere gli schemi. Mi immagino che se siete qui, ovviamente un minimo di interesse per la matematica ce l'abbiate, perché altrimenti insomma sareste andati altrove, no? Invece di venire qui. Quindi io parlerò questa sera un po' di matematica. Naturalmente non mi aspetto che tutti siate dei matematici professionisti, quindi cercherò di parlarne in maniera elementare, però proponendo di suggerire idee che invece non sono per nulla elementari, quindi vediamo se riusciamo a raggiungere questo obiettivo. Dunque, oggi è il 16 aprile, mi sembra, è l'89esimo compleanno di Benedetto XVI, e allora per
offrirgli perlomeno un pensiero, no? Papa Emerito, che come forse sapete è ancora vivo, ma ormai essendo scomparso nessuno se ne ricorda più. Volevo raccontare un piccolo episodio dall'autobiografia di Darwin, il quale racconta che un giorno stava nel suo giardino, era un giorno estivo, e faceva molto caldo ovviamente, no? Quindi lui era lì seduto, no? Ai suoi piedi c'era uno dei suoi cani, no? Che lui amava molto, e tutti erano lì in attesa di qualche cosa che succedesse. Ad un certo punto c'era una banderuola, un parasole, lui racconta, no? E arriva un soffio di vento molto labile, no? E questo parasole si mette a muovere. E immediatamente il cane, no, si alza e comincia ad abbaiare. E Darwin dice, molto interessante questo fatto, no? Perché si vedeva, no, che era un parasole, ma il fatto stesso che si muovesse, anche se non sembrava che ci fossero degli agenti umani o comunque di tipo animale a farlo muovere, aveva fatto supporre al cane che questi agenti invece ci fossero, fossero nascosti, no? E Darwin dice questo in fondo, no, è l'inizio della religione. Il suo cane, no, era un esempio, no, di come nasce la religione, di come nascono queste idee, no? Che sono letteralmente, non me ne vogliano coloro che credono, perché adesso dirò perché, sono letteralmente delle superstizioni. No? Cosa significa in latino superstizione? Superstizio, no? Superstare, sono sovrastrutture. C'è un mondo strutturato che ha una certa struttura e nel caso nostro, ormai dopo tanti secoli, la struttura del mondo ce la racconta la scienza, non a caso questo è un festival di scienze. Ma sopra questa struttura gli uomini e anche i cani, no? Naturalmente non solo, no? Forse tanti altri animali, amano sovraimporre, mettere una sovrastruttura. E questa sovrastruttura è una superstizione. Nel caso del cane, per esempio, non c'era niente che faceva muovere il parasole di cui lui dovesse preoccuparsi, naturalmente. No? C'era il vento, ma quello al cane non importa. Non è che il cane abbaia quando c'è il vento. Il cane abbaia quando pensa che ci sia qualcuno che potrebbe dare fastidio al suo padrone. Cosa c'entra tutto questo con la matematica? Beh, c'entra perché la matematica a prima vista è piena di queste superstizioni, cioè sovraimposizioni alla struttura fondamentale del pensiero matematico di cose che sono estranee. Ma la cosa interessante è che queste superstizioni sembrano essere tali soltanto a coloro che non hanno ben capito come i matematici ne parlano e ne trattano. E allora, viste dal di fuori, no, sembrano superstizioni. Mentre invece si possono decostruire, no? Per esempio, ieri ho sentito una parte finale della conferenza di Boncinelli. Boncinelli fa questo molto bene, no? Quando gli si fanno domande sulla sovrastruttura del mondo, no? Lui cerca di decostruirle, no? E di dire io parlo della struttura, no? E non della sovrastruttura. Le tipiche domande sulla sovrastruttura, tipiche domande superstiziose, sono quelle che hanno a che fare con il senso della vita, il senso ovviamente, no, della morte, no? E così via. E Boncinelli lo fa molto bene nel suo campo. Io cerco adesso questa sera di decostruire alcune superstizioni che ci sono nella matematica, che però sono state fondamentali perché sono appunto, no, queste rotture di schemi, no? L'idea di pensare in un modo diverso, introducendo cose che bisogna cercare di controllare, no, in maniera precisa, ma che se non le si controlla diventano appunto sovrastrutture e superstizioni. Fatto questo cappello, che probabilmente nessuno ha capito nulla, no? Ma comunque adesso entro, no? Dato l'omaggio naturalmente, no? A Benedetto XVI, che ancor meno, no, capirebbe di queste cose, entriamo nel nostro discorso. Vi farò tre esempi di come i matematici hanno rotto gli schemi, no? Introducendo degli enti matematici, no? Che sembrano essere appunto superstiziosi, no? Sovrastrutturali. E i primi tre esempi li dico a parole, semplicemente perché hanno a che fare con i numeri
e non potrei farvi vedere delle immagini di numeri, i numeri sono enti astratti, entità astratte, no? Quindi ne posso soltanto parlare. Ma poi nella seconda parte cercherò invece di farvi vedere come cose analoghe, rotture degli schemi analoghi, sono state fatte anche nella geometria, che è l'altra grande branca, diciamo così, della matematica classica, quella che tratta di forme, e lì invece farò vedere solo delle immagini, no? Per cercare di vedere come invece nella geometria si possono visualizzare queste rotture di schemi, anche quando a prima vista rompono gli schemi in maniera tale da andare oltre quelli che sembrano essere le limitazioni dei nostri sensi. Ok, allora cominciamo. Cominciamo da lontano, naturalmente, no? Quali sono gli enti che appartengono alla struttura, diciamo così, ai fondamenti della matematica dal punto di vista numerico? C'era un signore nell'Ottocento che si chiamava Kronecker che disse una volta: i numeri interi sono opera di Dio, tutto il resto è opera dell'uomo. Ecco, questa conferenza, la prima parte perlomeno, no, farà vedere come effettivamente Kronecker avesse ragione. Non nel senso che i numeri li ha creati Dio, per un motivo ovvio, perlomeno per un ateo, perché non c'è Dio ma ci sono i numeri, c'è qualcosa che non funziona, no? Ma a parte questa dimostrazione per assurdo, no, partiamo dal fatto che i numeri interi li capiamo, li concepiamo, sappiamo manovrarli, eccetera. Come facciamo ad andare oltre i numeri interi? I greci agli inizi, no, pensavano che ci fosse solo quello. Pitagora, come voi sapete, no, aveva un motto, no, la confraternita pitagorica, e il motto era tutto è numero, e per numero ovviamente Pitagora intendeva numero intero, no, tutto è numero intero. E poi sapete che ad un certo punto arrivò una crisi nel pitagorismo, perché qualcuno si accorse che, sì, lo diceva Pitagora che tutto era numero. Per esempio Pitagora aveva scoperto questo, o pensava di aver scoperto la verità di questo motto, studiando la musica. Aveva preso delle corde di bue, per esempio, no? E le aveva pizzicate, così come fanno i musicisti, i violinisti o i violoncellisti. Non i chitarristi, perché come sapete la chitarra, insomma, non lascia le corde libere, no? Ma coloro che suonano con queste corde libere. Qual era la scoperta di Pitagora? Era che se si prendono due corde che hanno la stessa lunghezza, no? E le si pizzicano, si ottiene lo stesso suono. Il racconto di Giamblico parla di incudini e martelli, ma è la stessa storia, no? Ora, questa non è una gran scoperta, no? Che due corde fatte con lo stesso materiale e della stessa lunghezza, pizzicate, no? Ovviamente fanno lo stesso suono. Ma Pitagora era andato oltre, no? Aveva scoperto che se si prende una corda e la si divide a metà e poi si pizzica quella metà, anzitutto c'è una sorpresa, si sente esattamente lo stesso suono di prima, ma una seconda sorpresa è un'ottava sopra. Cioè come se voi su un pianoforte suonaste un do, no? E poi il do successivo. E questa è una cosa interessante perché rende matematicamente descrivibile il rapporto che c'è invece fra due suoni che appartengono alla musica, cioè il rapporto fra i due suoni è quello che si chiama un rapporto armonico, cioè il rapporto per esempio di ottava, ma questo rapporto armonico dell'ottava musicale viene trasferito da Pitagora in un rapporto di 2-1 delle lunghezze delle corde, però potrebbe essere una coincidenza, no? E allora Pitagora fa altri esperimenti, divide una corda in tre parti questa volta, no? E si accorge che se si divide in tre parti, allora quello che si ottiene, no, è un rapporto, no, di 3-2, dove in realtà il suono non è più quello che c'era prima, no, però ancora un suono riconoscibile, ed è quello che in musica si chiama un rapporto di quinta, il rapporto che c'è fra un do e il sol successivo. No? Allora dice, ma che interessante questo fatto, perché il primo rapporto importante che avevamo trovato, l'ottava, era il rapporto fra i primi due numeri interi, 2-1. Il secondo rapporto che troviamo è un rapporto di quinta ed è il rapporto fra 3-2. Fa un altro esperimento, prende la corda, la divide in quattro parti questa volta, no? Rapporto di 4-3, no? E si accorge che di nuovo è un rapporto che si riconosce ad orecchio,
è un po' più piccolo, vedete che si diventa sempre più piccoli, no? Usando queste frazioni, no? È un rapporto che i musicisti chiamano rapporto di quarta, il rapporto che c'è fra un do e un fa successivo, no? E questo rapporto corrisponde al rapporto numerico 4 a 3. E Pitagora dice, beh, allora a questo punto, no, abbiamo capito che cosa succede. 2 a 1 sono i primi due numeri, ci danno l'ottava. 3 a 2 ci dà la quinta, 4 a 3 ci dà la quarta, ma la quinta e la quarta messe insieme fanno un'ottava. E se noi prendiamo 3 mezzi e 4 terzi e li moltiplichiamo fra di loro, i 3 scompaiono, il 4 e il 2 si semplificano, si ottiene di nuovo il rapporto di ottava, come deve essere. Sommare intervalli armonici significa moltiplicare i numeri corrispondenti. Dunque, diremmo oggi noi, no, il rapporto è logaritmico e così via, no? Nasce tutta una teoria che è la cosiddetta teoria dell'armonia pitagorica ed è tutta basata sui numeri interi. Questo è uno dei motivi per cui Pitagora pensa che i numeri interi e i loro rapporti, ovviamente, permettono di descrivere tutta la realtà che c'è attorno a noi. La musica, da una parte, ma anche probabilmente i rapporti fisici, perché quelli erano rapporti fra le lunghezze delle corde o fra i pesi dei martelli che battono sulle incudine e così via. E il credo pitagorico, no, vedete, si parla in termini anche qui, no, religiosi, teologici, il credo pitagorico è quello. Tutto è numero intero, oppure se volete usare i rapporti, tutto è numero razionale. Poi lasciate cadere il numero, viene fuori un motto, no, che dice tutto è razionale, e questo è il motto del razionalismo, no? Cioè Pitagora è il primo che introduce questo motto e dice noi possiamo descrivere razionalmente la natura da una parte e l'arte dall'altra, non solo la musica ma tutte le musiche, perché ricordatevi che musiche per i greci non era soltanto la musica come la intendiamo noi, l'armonia, no? Quella che usiamo, quella che udiamo con le orecchie, ma era tutto ciò che le muse proteggevano, quindi tutte le arti. Quindi tutto è razionale. Ma razionale non significa quello che noi oggi intendiamo con razionale, bensì significava semplicemente tutto è rapportabile ad un'unità di misura con misurazioni che usano numeri interi, cioè quelli che si usano, che noi chiameremmo i numeri razionali, che significa solo frazionari. La matematica vive felicemente in questo suo mondo di numeri interi e di loro rapporti, in questo suo mondo razionale, fino a quando un pitagorico, degenere naturalmente, forse il paso di Metaponto, scopre che sì, sarà anche vero che alcuni di questi rapporti che Pitagora ha indagato si possono descrivere attraverso rapporti di numeri interi. Ma ci sono rapporti di grandezze che pur appartengono al mondo che ci circonda e soprattutto a loro interessava il mondo della matematica, che invece non si possono descrivere in questo modo. Il tipico rapporto che non si può descrivere in questo modo è prendere un quadrato, fare la diagonale e cercare di misurare la lunghezza del lato e la lunghezza della diagonale con una stessa unità di misura. E quello che i pitagorici scoprono, o meglio questo Ippaso di Metaponto scopre, è una prima forma di quello che poi i fisici 2000 anni dopo, no? Anzi 2500 anni dopo, chiameranno il principio di indeterminazione. Se voi prendete un'unità di misura che sta un numero intero di volte dentro il lato del quadrato, e allora quell'unità di misura non starà un numero intero di volte nella diagonale. Se volete fare il contrario, se prendete un'unità di misura che sta un numero intero di volte dentro la diagonale, allora quell'unità di misura non starà un numero di volte intero nel lato. Cioè, in altre parole, il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato non è esprimibile attraverso un numero razionale. E i greci all'epoca da questo sono sconvolti, dice ma come, pensavamo che il mondo fosse così bello, no? Così facile da descrivere, solo numeri interi e i loro rapporti, e ci accorgiamo che in casa nostra, nella geometria, ci sono rapporti molto semplici, diagonale e lato del quadrato, ma poi una volta scopertone uno se ne scoprono tanto, per esempio fate un pentagono regolare, fate le diagonali di questo pentagono, prendete il rapporto fra la diagonale e il lato del pentagono, altro numero irrazionale, diverso dal precedente. Ahi, mi è scappata la parola naturalmente perché sono anch'io, no? Ovviamente preda, no, di queste superstizioni, ho detto numero irrazionale. Cosa significa numero irrazionale?
Cioè, i greci non avrebbero mai parlato in questo modo e soprattutto non avrebbero nemmeno fatto finta di parlare in questo modo. Perché quello che i greci fecero dopo questa scoperta tremenda, no, che fece cadere praticamente il greco, il credo della filosofia pitagorica, filosofia della matematica pitagorica, fu di dire: bene, se i numeri ci danno dei problemi, noi li mettiamo da parte e usiamo soltanto la geometria. In fondo, no, i quadrati, i pentagoni, che sono gli esempi che vi ho fatto di grandezze che non si possono descrivere attraverso numeri razionali, appartengono alla geometria. Facciamo tutto attraverso la geometria. Arriva Euclide, che tutti voi conoscete, scrive la sua grande opera, il suo capolavoro, gli elementi di matematica, e in questi elementi c'è soltanto la geometria. Voi direte: ma i numeri non servono anche per andare al mercato, per contare, eccetera. Sì, ma tutto viene questa volta tradotto in termini geometrici. Come? Beh, la storia sarebbe lunga, no? Però ovviamente, no? I termini geometrici, i numeri come si fanno? Si prende una linea, no? Una retta, si prende un'unità di misura e il numero 1 è semplicemente il punto che si ottiene usando quell'unità di misura una volta, numero 2 facendolo due volte, no? E così via, cioè si segnano sulla retta geometrica dei punti, no? Per l'appunto, che indicano il numero di volte che l'unità di misura sta lì dentro. Come si fa a fare le operazioni numeriche in maniera geometrica? La cosa è un po' contorta naturalmente, sarebbe più facile farla in maniera numerica, ma i numeri ci hanno dato problemi, no? Ci hanno tradito in qualche modo, hanno tradito la nostra fiducia. E allora i greci decidono di tradurre le operazioni aritmetiche in geometria. Come si fa a moltiplicare due numeri? Si prende un segmento, per esempio, come si fa a fare 3 per 2? Si prende un segmento di lunghezza 3, cioè un'unità di misura che ci sta tre volte, poi si prende un altro segmento perpendicolare di lunghezza 2, si crea un rettangolo e si calcola l'area del rettangolo. Il prodotto di due numeri è l'area di una figura che ha due lati misurati da quei due numeri. È una cosa un po' strana, naturalmente, no? La somma è ancora più facile, si prendono i due numeri, si mettono due segmenti che corrispondono a quei due numeri con quelle lunghezze, no? Uno dietro l'altro. Quindi tutto diventa geometrico. Naturalmente la cosa ha dei problemi, perché se vogliamo fare il prodotto di tre numeri, non c'è problema, prendiamo una lunghezza, una ampiezza e un'altezza, otteniamo questa volta un parallelepipedo, e facciamo il volume di quel parallelepipedo, quindi il prodotto di tre numeri, no? È il volume di una figura geometrica. E voi capite subito dov'è il problema. Se vogliamo fare il prodotto di quattro numeri, e la natura è fatta di tre dimensioni, no? Quello non si può fare, no? Quindi ci sono dei problemi a tradurre l'aritmetica nella geometria, però c'è stata la crisi dei fondamenti, no? E quindi non si può fare altro. Ma già gli antichi greci avevano capito che in fondo si potrebbero immaginare dei numeri che non sono appunto razionali, no? Ed è questo che prima mi è scappato, diciamo così, dalla bocca, no? Dei numeri irrazionali. Notate la parola, no? Che al giorno d'oggi, no? Significa appunto qualche cosa che non è ragionevole immaginare che ci sia, no? Va contro la ragione, anche se per loro era semplicemente l'uso della parola razionale o irrazionale legato alla ratio, cioè al rapporto, no? Quindi i numeri irrazionali sarebbero numeri che non si possono descrivere attraverso delle frazioni. La radice di 2, che corrisponde nel nostro linguaggio alla diagonale di un quadrato di lato 1, no? Grazie al teorema di Pitagora, la radice di 2 sarebbe un esempio, per l'appunto, no? Di numero irrazionale. Però cosa vuol dire numero irrazionale? La radice di 2 dovrebbe essere un numero, e per i pitagorici gli unici numeri che ci sono i numeri razionali, le frazioni, un numero che è elevato al quadrato da 2. Ora, la dimostrazione, no? Che la diagonale e il lato del quadrato sono incommensurabili, dimostra proprio che non c'è un numero razionale che è elevato al quadrato da 2. E allora come la mettiamo? Da una parte sembra che ci siano, perché la diagonale c'è e se la riportiamo su una retta, quello corrisponderebbe alla radice di 2. Ma dall'altra parte non corrisponde a niente di razionale.
E allora già Eudosso, ma soltanto nel 1800, quindi 2500 quasi anni dopo, un signore di nome Dedekind decise di definire i numeri irrazionali, attenzione, definire i numeri irrazionali, guardando quale sarebbe il loro effetto sui numeri razionali, cioè decostruire questi numeri che non esistono appunto, no, perché stanno fuori di ciò che noi possiamo capire, cioè gli interi e i loro rapporti, decostruirli in modo da guardare i loro effetti. Visto che abbiamo parlato prima, no, di questioni vagamente teologiche, questo è esattamente quello che la Chiesa fa. Quando definisce i sacramenti, qualcuno se lo ricorderà dal catechismo, no? Dice: i sacramenti sono dei segni visibili di una grazia invisibile. Quello che i matematici fanno in questo esempio, che fanno anche negli altri due che vi farò vedere, è esattamente questo. A noi quello che interessa sono i segni visibili, sono le uniche cose che ci sono. La Chiesa suppone che la grazia ci sia, invisibile. Noi diciamo che invece non c'è, ma guardiamo a quali sarebbero i segni di queste cose invisibili che vengono lasciati sulle cose che noi conosciamo. Ora, quali sono i segni? Beh, prendiamo un numero qualunque razionale, lo eleviamo al quadrato, ci sono solo due casi. Non può essere uguale a due, questo per la dimostrazione di incommensurabilità della diagonale del lato del quadrato. Se non può essere uguale a 2, sarà o maggiore o minore. E allora cosa succede? Tutti i numeri razionali vengono divisi in due grandi famiglie. Ci sono i numeri razionali il cui quadrato è minore di 2 e i numeri razionali il cui quadrato è maggiore di 2. Stanno ovviamente, no, tutti da una parte quelli il cui quadrato è minore di 2 e tutti dall'altra parte quelli il cui quadrato è maggiore di 2. Cosa c'è in mezzo? Niente, ovviamente. Ma se ci fosse, sarebbe quello che noi chiameremmo la radice quadrata di 2. La radice quadrata di 2 si può pensare come una separazione, la grazia, no, invisibile, che separa i numeri razionali in due famiglie, quelli col quadrato minore di 2 e quelli col quadrato maggiore di 2. I numeri razionali quindi sono questo. Si guarda i loro effetti, si usano soltanto i numeri razionali, li si divide in famiglie. E a volte queste famiglie sono divise, per esempio, se voi prendete le famiglie che sono minori di 2 o maggiori o uguali a 2, sono divise dal numero 2. Ma se invece di guardare i numeri razionali che sono minori o maggiori di 2, guardate a quelli il cui quadrato è maggiore o minore di 2, non c'è niente che li divide e noi diciamo quelli sono i numeri irrazionali. E questo è stato uno dei passi fondamentali della storia della matematica, introdurre delle grandezze che sono diverse da quelle che noi capiamo e che possiamo utilizzare intuitivamente, cioè gli interi e i loro rapporti, e introdurre queste grandezze di tipo irrazionale. Ora questo naturalmente oggi viene insegnato nelle scuole. Nessuno ci dice che i numeri irrazionali non esistono, che sono solo un modo di parlare, dei nomi che vengono dati a effetti che produrrebbero se ci fossero sui numeri razionali. Perché? Perché è molto più contorto quello che vi ho appena detto, no? È una decostruzione, no, che evita di introdurre enti metafisici. Ora la cosa interessante è che, e Boncinelli ieri se ne lamentava, no? È che in realtà sembra che gli uomini abbiano una tensione, una pulsione, una tendenza a introdurre enti metafisici dovunque sia possibile. C'è da pensare se questo non sia un qualche cosa che ci dà un vantaggio evolutivo, visto che effettivamente non è qualche cosa che è così radicato in noi. Va benissimo, avremo un vantaggio, che io non so quale sia, no? A introdurre gli enti metafisici, ma dobbiamo tenere i piedi in terra, dobbiamo cercare di decostruire queste cose. Abbiamo decostruito per ora soltanto uno di questi enti che hanno rivoluzionato la matematica antica, che è il numero irrazionale. Passano secoli, passano millenni, e ad un certo punto gli uomini introducono, notate questi nomi che continuano a intervenire nella storia della matematica, introducono dei altri numeri, perché servono, e vi dirò per quale motivo servono, e questi numeri si chiamano numeri immaginari. Prima erano irrazionali, che oggi, no, sarebbero, come dire, no, numeri che sono usciti dalla testa bacata di qualcuno che non ragiona bene, e adesso addirittura dei numeri immaginari.
che non sono reali. Notate che questi sono termini che si usano in matematica. I numeri reali sono esattamente quelli di cui abbiamo parlato finora, razionali e irrazionali messi insieme, e adesso si introducono dei numeri che, non essendo reali, devono essere inventati dalla fantasia, che sono numeri immaginari. Chi è stato il primo ad accorgersi che questi numeri immaginari, benché siano appunto immaginari, dunque non esistano, in realtà hanno degli effetti sul nostro mondo, no? E del mondo sempre dei numeri interi dei quali stiamo parlando. È stato un signore che si chiama Diofanto, che credo verso il secondo secolo della nostra era, scrisse un famoso libro che si chiamava Aritmetica, ed è il libro poi che stampato, una volta stampato, dopo l'avvento ovviamente della stampa, nel 1600 fu letto da un signore che si chiamava Fermat, che tutti avranno sentito nominare, e che questo signore, prendendo delle note nei margini di questo libro, ad un certo punto una di queste note descriveva quello che poi è diventato noto come l'ultimo teorema di Fermat, ma non è di quello che parliamo questa sera. Ma in quel libro, nell'aritmetica, c'è una strana proposizione, cioè Diofanto si accorge di questa strana proposizione di un numero intero, no? Quindi cose che tutti possiamo capire, e adesso fate mente locale, chi vuole può prendere appunti naturalmente o incidersi sulla pelle queste cose di modo che non gli scappino dalla memoria, perché sono cose fondamentali che dovrete ricordare per tutta la vostra vita, no? Prendete il numero 65, no? Cosa c'ha di interessante questo numero 65? È il prodotto di due numeri, no? Che potete facilmente dirmi quali sono, vediamo un po'. Anche i sociologi possono intervenire, naturalmente, no? I matematici, no? I giornalisti, televisivi o non. No? Quali sono i numeri in cui si può decomporre 65? Anzitutto è divisibile per 5, no? Ovviamente. No? Quanto fa 65 diviso 5? Lei non suggerisca. No, no. 13, ora 5 e 13 sono due numeri primi, no? Quindi abbiamo scomposto 65 in due numeri primi. Cosa c'è di interessante in 5 e 13? Beh, 5 è 1 più 4, vuol dire, molto interessante questo fatto, no? Ma 1 e 4 sono due numeri quadrati, no? Perché 1 è quadrato di 1 e 4 è quadrato di 2. 13 è 4 più 9. Anche 4 e 9 sono due numeri quadrati, uno di 2 e uno di 4. E voi direte, vabbè, allora 65 è il prodotto di due numeri, ciascuno dei quali è la somma di due quadrati. All right. Ma 65 è anche lui la somma di due quadrati. Quali? Ah, bravo. Ci sono due modi di scomporlo, però, attenzione, perché 65 è 1 più 64, no? 8 per 8 fa 64 più 1, no? Oppure 49, no? Più 16. E il Diofanto dice, che strano, questo è un numero che si può decomporre in due numeri che sono somma di due quadrati e il loro prodotto anche è somma di due quadrati. E la cosa è rimasta lì. Dunque era nel secondo secolo, no? Quindi è rimasta lì fino a circa il 1500, 1300 anni, quando qualcuno, una serie di matematici italiani, Cardano, Bombelli, Dal Ferro, no? Eccetera, no? Una banda di matematici tra l'altro interessantissimi perché facevano di sfide, no? A proposito di equazioni che volevano risolvere, no? E così via, ma questa è una storia che ci porterebbe anch'essa, no? Troppo lontano. Questi signori italiani introducono quelli che vengono chiamati i numeri immaginari. Cosa sono questi numeri immaginari? Sono numeri che possono avere, per esempio, sotto il segno della radice, un numero negativo, per esempio radice di meno 1. Ora, cosa significa radice di meno 1? Noi sappiamo che quando prendiamo un numero e lo moltiplichiamo per se stesso, se è positivo rimane positivo, ma se è negativo il prodotto, no, di un numero per se stesso, il quadrato, diventa positivo di nuovo. Non c'è nessun numero che al quadrato può dare meno 1, no? E quindi per questo si chiamavano numeri immaginari, non ci possono essere. Però adesso vi dico subito la soluzione di come mai questo 65 avesse qualche cosa a che fare con i numeri immaginari e poi torniamo alla decostruzione dei numeri immaginari.
La cosa interessante è che coloro che tra voi, e mi immagino siano molti, hanno studiato i numeri immaginari, i numeri complessi, sanno che sono fatti di due parti, una parte reale e una parte immaginaria. E come si possono immaginare come se fossero delle frecce, no? Dei vettori? Quanto lunghi sono questi vettori? Ah, questi vettori, la lunghezza, no? Si calcola col teorema di Pitagora, e quindi il quadrato della loro lunghezza è la somma dei quadrati delle lunghezze dei cateti, no? Siamo su triangoli rettangoli. Cioè le lunghezze, diciamo così, quelli che si chiamano i moduli dei numeri complessi, o meglio le radici quadrate di queste cose, sono somme di quadrati. E allora il motivo per cui 65 è sia la somma di due quadrati, sia il prodotto di due numeri che sono due numeri quadrati, di due numeri che sono la somma di due... Lei mi sta seguendo? Non sono sicuro. Il motivo per cui 65 è da un lato la somma di due quadrati e dall'altro lato il prodotto di due numeri che sono ciascuno la somma di due quadrati, e perché questa è una proprietà del prodotto dei numeri complessi. Quando voi prendete due numeri complessi e li moltiplicate fra di loro, la lunghezza del prodotto è esattamente quello che si ottiene, no? Moltiplicando, no? le due lunghezze, che sono a loro volta somme di quadrati. In altre parole, senza saperlo, questo signore greco, questo Diofanto, aveva scoperto 1200 anni prima una delle proprietà fondamentali dei numeri immaginari, sempre lavorando soltanto sui numeri interi però. Allora, cosa sono questi numeri immaginari? Anzitutto, perché sono stati introdotti da questi italiani? Perché questi italiani si sono accorti che servono per descrivere le soluzioni delle equazioni. Se voi fate un'equazione di secondo grado, vi ricordate che c'è una formula che arriva da Babilonia, no? Una formula che ha 4.000 anni, no? Che vi dice che se prendete un'equazione del tipo ax al quadrato più bx più c uguale a 0, no? Questa equazione potrebbe non avere nessuna soluzione, potrebbe averne una, potrebbe averne due, ci sono tanti casi, no? Ma quando ci sono delle soluzioni, queste si trovano con una formuletta che ci insegnano all'elementare, credo, no? O sicuramente alle medie, che poi dimentichiamo dopo. Signora, lei l'ha dimenticata, non è che non gliel'hanno insegnata. Non se la ricorda, adesso le dirò qualche cosa e vedrà che se la ricorda. Meno b più o meno radice, ah, vede che se la ricorda, no? Se l'era dimenticata. Quella formuletta, no? Meno b più o meno radice quadrata di b al quadrato meno 4c diviso 2a, no? Che ce la ricordiamo così, eccetera, no? Ci permette di trovare le soluzioni, però la cosa interessante, no? È che quando si ottiene un numero sotto la radice negativo, quello vuol dire che non ci sono soluzioni, non c'è problema. Il problema arriva quando si cominciano a studiare equazioni di terzo grado. E le equazioni di terzo grado erano appunto quelle che usavano questi signori italiani, Dalferro, Tartaglia, Cardano, eccetera, per fare le loro disfide. Andavano sui palcoscenici, c'erano i festival della scienza dell'epoca, no? Arrivavano due matematici e si dicevano a vicenda: trova la soluzione o le soluzioni di questa equazione di terzo grado. E quell'altro, se non c'aveva la formula, andava poco lontano, perché le equazioni di terzo grado sono complicate. Di lì deriva, tra l'altro, l'espressione ti faccio un terzo grado. Cioè, non vi siete mai immaginati da dove arrivava. Se ti faccio un terzo grado vuol dire vieni su che ti faccio un'equazione di terzo grado, no, e me la devi risolvere. No? E molti non ci riuscivano. Come facevano questi qui a proporre l'equazione di terzo grado? È molto facile, andavano al contrario. Prendevano dei numeri e decidevano di trovare un'equazione che avesse quei numeri come soluzione. Loro li sapevano, no? Ma una volta trovata l'equazione, chi non aveva la formula non poteva tornare indietro. Succede che, appunto, no, nel 1500, a metà del 500, un signore, Dalferro, trova la formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado. E naturalmente non la dice, no? Perché questo è come un brevetto, no? Se tu dici la formula, poi quando vai a fare, no, le disfide sei fregato, no? Perché l'altro c'ha la formula, quindi se la tiene in segreto.
un signore che si chiama Cardano, che tutti voi conoscerete, perché chi ha la macchina e chi non ce l'ha oggi la macchina, no? Avrà quelli che si chiamano gli snodi o i giunti cardanici, che sono stati inventati appunto da questo signore. Questo signor Cardano viene a sapere dell'esistenza di questa formula e ad un certo punto la pubblica in un libro, no? Cioè dà via il segreto. Ora, cosa c'entra tutto questo con i numeri immaginari? Beh, c'entra perché la cosa interessante è che, mentre nel caso dell'equazione di secondo grado, quando sotto le radici quadrate c'era un meno, no? E allora lì non c'erano soluzioni, quello che succede con l'equazione di terzo grado è che a volte ci sono, quando uno usa queste formule che sono state trovate, la formula che è stata trovata per la risoluzione dell'equazione di terzo grado, a volte si trova delle radici quadrate col segno meno sotto. Ma in quel caso lì, a volte le soluzioni ci sono comunque, il che significa che quelle non sono cose che si possono buttare via semplicemente, bisogna in qualche modo usarle e continuare ad usarle, capire quali sono le loro proprietà perché servono per risolvere l'equazione di terzo grado. E allora per parecchio tempo, credo fino all'Ottocento, alla fine del Settecento, quindi per tre secoli praticamente, i matematici usano questi numeri immaginari, li chiamano per l'appunto immaginari per dire non ci sono, però li usiamo perché ci servono, eccetera. Quali sono le loro proprietà? Alcune, una di quelle, quella che vi ho detto, no? Come si fa a trovare la lunghezza di un numero immaginario che è il prodotto di altri due numeri immaginari, no? E così via. Finché ad un certo punto arriva qualcuno, no, che capisce come si possono decostruire questi numeri immaginari, cioè capisce esattamente come si può fare, come nel caso dei numeri irrazionali. In questo caso la decostruzione è molto più semplice, tra l'altro, molto meno faraginosa di quella dei numeri irrazionali, che non a caso ha dovuto aspettare fino alla fine dell'Ottocento, quindi questo è quasi un secolo prima, e si capisce che semplicemente si tratta di... I numeri reali sarebbero quelli che stanno su una retta, e i numeri immaginari invece sono quelli che stanno sull'intero piano. C'è una retta reale, c'è una retta immaginaria e poi i numeri hanno una coordinata reale e una coordinata immaginaria. Quindi interpretati geometricamente di nuovo, no? I numeri immaginari si possono facilmente decostruire, no? E vengono praticamente reintrodotti, sdoganati, diciamo così, dai matematici. E questo è il secondo esempio, no, di come la grazia invisibile, no, è entrata nel mondo, no, e ha lasciato, del matematici, e ha lasciato segni visibili, no, anche sui numeri che noi conoscevamo, in particolare sui numeri interi. Un segno straordinario che, come sempre succede con la grazia, no, di cose che sono successe con i numeri immaginari e i numeri interi è questo. Voi sapete, ve l'ho detto prima, no, l'abbiamo già citati, che alcuni numeri interi sono primi, no? Non si possono decomporre, no, se non usando loro stessi e il numero 1. Ma una volta che voi avete introdotto i numeri complessi, i numeri immaginari, a volte alcuni numeri primi diventano scomponibili. Per esempio, prendiamo il più semplice di tutti, il numero 2. Come si può scomporre, che naturalmente nei numeri interi, nei numeri reali, non è scomponibile. Come si può scomporre 2 usando i numeri immaginari? Beh, voi sapete, no? I numeri immaginari, la radice quadrata di meno 1 si chiama i, è l'iniziale di immaginario. Se voi fate 1 più i per 1 meno i, sapete che quello è, no? è un tipo di prodotto, no? A più b per a meno b, no? Bisogna fare la differenza dei due quadrati. Ora, 1 al quadrato è 1. I al quadrato che cos'è? Beh, se i era la radice di meno 1, quando la si eleva al quadrato diventa meno 1, no? E poi bisogna sottrarre. 1 meno meno 1 fa 1 più 1, cioè 2. Oh, che strano. Il numero 2, che è un numero primo, quando lo si guarda come numero intero, si può scomporre quando lo si guarda come numero complesso. Diventa 1 più i per 1 meno i. Molto strano, no? Allora qui si comincia a capire che i numeri immaginari sono qualcosa di più grande, no? È stato varcato un confine, e qual era il confine? Era il confine di muoversi in una dimensione sola o di muoversi in due dimensioni, solo su una retta o su un piano. Quando ci si muove nel piano si comincia ad avere molta più libertà di azione.
Terzo esempio, ultimo, poi veniamo alle figure, perché vedo che qualcuno comincia a dire oi oi, no, queste grazie, no? Troppa grazia a Sant'Antonio, no? Come si direbbe. L'ultimo confine che è stato superato un po' più tardi, no? Nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, è un tipo di numero che forse meno persone tra voi hanno sentito nominare, perché mentre gli irrazionali e i numeri immaginari sono usati normalmente nelle superiori, non parliamo poi in tutte le scienze applicate, la fisica, la chimica e la matematica ovviamente, no? Eccetera. E beh, questo qui che adesso sto per dire, no, è usato più che altro dai fisici e dai matematici soprattutto, no? E si chiama numeri ideali. I numeri ideali cosa sono? Beh, sono cose simili ai numeri immaginari, solo che invece di prendere la radice di meno 1, per esempio, no, si prende, che non so, faccio per dire, la radice di meno 5. No? Uno dice, vabbè, sarà la stessa cosa, no? Più o meno. Però qualcuno nell'Ottocento si accorge, no, che le proprietà dei numeri immaginari, quando si sommano soltanto degli interi con la radice di meno 1, e le proprietà dei numeri che invece di usare la radice di meno 1 usano la radice di meno 5, sono strane. Perché mentre nel primo caso continuano a valere tutte le proprietà dei numeri, per esempio vale la decomposizione in fattori primi unica, quando si usano numeri come radice di meno 5, la decomposizione unica non vale più. Per esempio, faccio un esempio di nuovo, notate come si usano sempre dei numeri banali, no? Quindi le cose sono, gli effetti della grazia invisibile nel mondo visibile, no? Sono effetti che si vedono anche, no? Lavorando, no? Su piccole cose. Prendete il numero 6, per esempio. 6 si può scomporre come il prodotto di 2 per 3, no? Ma se voi usate questi numeri che ho appena detto e fate 1 più radice di meno 5, per 1 meno radice di meno 5, il trucco è quello di prima, no? Si tratta di fare la differenza dei due quadrati, il primo quadrato è 1, il secondo quadrato è meno 5, e 1 meno meno 5 fa 6, no? E allora avete da un lato una decomposizione, 2 per 3, dall'altro lato un'altra decomposizione, 1 più radice di meno 5 per 1 meno radice di meno 5, e questo vuol dire che un numero è decomponibile in due modi diversi, in fattori, tra virgolette, primi. E questo rende complicate le cose, no? Perché si immagina, dice, che cosa è successo in questo caso? E allora un signore matematico, no? Un famoso matematico che si chiamava Cumber, si inventò quest'idea di dire, ma nel caso di 6, no, c'è 2, 3, poi c'è 1 più radice di meno 5, 1 meno radice di meno 5, forse non sono tutti primi, dovremmo introdurre dei numeri primi ideali, e qui arriva questa nuova parola che notate è dello stesso tipo di irrazionale, immaginario, ideale, sono sempre tutte cose, no, che stanno al di fuori del mondo reale che ci circonda, del mondo naturale che ci circonda, e si inventa questi numeri ideali, primi ideali. E come se li inventa? Esattamente come avevano fatto gli antichi e poi Dedekind, no? Per inventarsi i numeri irrazionali. Si va a vedere quali sono i loro effetti sui numeri che già conosciamo. Che proprietà hanno i numeri primi? Beh, pensate un momento, no? Due proprietà ovvie che hanno i numeri primi sono queste. Che se voi prendete un numero primo che divide un certo numero e un altro numero, allora quel numero primo divide anche la loro somma, no? Questo è abbastanza ovvio, no? Perché no, avete la divisione, non la potete scomporre. E se avete un numero primo che divide un certo numero, allora dividerà non soltanto quel numero lì, ma qualunque suo multiplo, no? Perché intanto divide già una parte, no? Quindi ovviamente divide anche i multipli. Questi sono gli effetti dei numeri primi. E allora che cosa si inventa Cumber? Dice i numeri ideali, che non esistono, sono ideali, ma i loro effetti sono che quando noi guardiamo ai loro multipli, i loro multipli sono tali che se una cosa è un multiplo e un'altra cosa è un multiplo, anche la loro somma è ancora un multiplo. E se una cosa è un multiplo, allora il prodotto per qualunque cosa rimane un multiplo. Questa è la definizione di quelli che oggi si chiamano gli ideali, che molti di voi che hanno fatto matematica, per esempio, no, avranno studiato, no, probabilmente senza accorgersi da dove arrivavano queste cose. Arrivavano effettivamente, no, da ricerche di questo genere, in cui si cerca di introdurre nuove entità usando semplicemente gli effetti sulle vecchie entità.
Quindi non ci si muove dal mondo che si conosce e si usa soltanto della sovrastruttura. Quindi la nostra sovrastruttura, le nostre superstizioni, come diceva agli inizi, sono i numeri irrazionali, sono i numeri immaginari, sono i numeri ideali, e potrei continuare a lungo perché naturalmente no, ce ne sono tanti altri. Ma come vi ho promesso, ad un certo punto mi fermo, no, e vi faccio invece vedere come in matematica spesso si va avanti usando naturalmente altri tipi di intuizione, no? Non soltanto questo trucco di cercare di decostruire grandezze vedendo l'effetto che hanno sui numeri che conosciamo. Vi faccio qualche esempio e poi vediamo se la cosa interessa oppure no. Il primo, sono esempi questa volta molto più moderni, no? Beh, in realtà eravamo arrivati ormai alla fine dell'Ottocento, no? Quindi qui stiamo parlando di quello che è successo più o meno nel Novecento. Uno degli avanzamenti, diciamo così, dei confini che sono stati superati dalla matematica recente è stata quella della quarta dimensione. Abbiamo detto prima, no? Quando parlavamo dei prodotti di due o di tre grandezze, e poi abbiamo detto, ma i greci come avrebbero fatto a immaginarsi il prodotto di quattro numeri? Si sarebbe dovuto fare un volume di qualche cosa che sta in quattro dimensioni, e quattro dimensioni, come sappiamo, no, non possiamo immaginarci. Però invece in realtà i matematici alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, hanno cominciato a pensare a spazi che hanno non soltanto quattro dimensioni, poi sono arrivati fino all'infinito, ma noi questa sera ci limitiamo alle quattro dimensioni, cerchiamo di capire come si può immaginare qualche cosa in quattro dimensioni avendo le stesse limitazioni che avevano i matematici antichi. Nel caso dei numeri, le limitazioni solo, noi possiamo capire solo i numeri interi e tutto il resto deve essere ridotto a questi numeri in qualche modo, perché altrimenti non lo capiamo. E qui dobbiamo fare la stessa cosa, perché vogliamo capire la quarta dimensione, ma le uniche cose che possiamo sensorialmente concepire sono quelle a tre dimensioni al massimo. E allora cominciamo con questo piccolo esempio che è tratto da un bellissimo libro che molti di voi conosceranno, che si chiama Flatlandia, di un signore che si chiama Abbott, molto naturalmente, no, inventivo, no, questo nome. Lui era Abbott perché era un abate, ma di cognome si chiamava Abbott, comunque vabbè, insomma, quindi questo si chiamerebbe abate, no, abate al cubo, no? Ma lui voleva farci capire com'era la quarta dimensione, perché non gli bastava essere un abate al cubo, no? Voleva essere un abate alla quarta potenza. E dice, ma per cercare di capire noi, che siamo a tre dimensioni, cosa significa immaginarsi un oggetto a quattro dimensioni, possiamo fare un passo indietro e cercare di capire che cosa significa per un essere a due dimensioni immaginarsi un oggetto a tre dimensioni, no? Cioè salire di una dimensione. Se noi riusciamo a capire che cosa fa l'essere che è piatto, no? E che vive in un mondo piatto, che lui chiamava Flatlandia per l'appunto, no? Mondo piatto, allora poi forse potremo intuire quello che dovremmo fare noi per capire una dimensione in più. E la sua idea è, cerchiamo di capire un concetto ovvio per noi, che viviamo nelle tre dimensioni, che è quello della sfera, no? Noi la sfera la vediamo e la capiamo, no? La concepiamo attraverso i nostri sensi come un tutto unico, no? Ma se fossimo qualcuno che vive su un piano, come potremmo capirla quella sfera? E l'idea di questo romanzo, no, era, oggi tra l'altro ci sono almeno tre versioni cinematografiche di questo romanzo, li potete trovare in rete, potete scaricarle su torrent, ma questo è meglio che non lo diciate o che lo cancelliate dal video, eccetera. Potete comprarlo sui DVD, eccetera. E l'idea è geniale, no? Perché lui dice, chi vive sul piano può vedere soltanto ciò che succede nel piano, no? Quello che succede al di fuori del piano è fuori dalla sua portata, dalla portata dei suoi sensi. Ma una sfera potrebbe passare attraverso il piano. Allora, fin quando non tocca il piano, chi vive sul piano non si accorge che c'è. Nel momento in cui la sfera tocca il piano, ed è la prima immagine a sinistra, lo tocca in un punto soltanto, no? E quindi chi vive sul piano percepisce qualche cosa che è ristretto ad un punto. Poi la sfera entra dentro il piano e quello che vede il piano è la sezione di questa sfera, che è un cerchio.
Man mano che la sfera entra dentro, questo cerchio si allarga sempre di più, fino a quando arriva all'equatore, diciamo così, di questa sfera, dopodiché la sfera continua a passare e naturalmente il cerchio in questo caso si restringe, ridiventa un punto e scompare. Ora, cercate di capire cosa deve immaginarsi chi vive nel piano per vedere quello che, con la mente, quello che noi vediamo con i nostri sensi come una sfera. Lui vede un punto che si allarga ad un cerchio, sempre più grande, finché si ferma al cerchio, ridiventa piccolo, diventa un punto e scompare. Ora, certo che c'è una connessione fra queste due cose, ma anche noi avremmo una certa difficoltà a vedere un punto che si allarga, diventa un cerchio più grande, poi più piccolo e poi scompare, come una sfera. Dobbiamo immaginarcelo come le sezioni di questa sfera che viene tagliata piano piano. E allora l'idea di Abbott è: se noi che viviamo in uno spazio a tre dimensioni vogliamo immaginarci una sfera a quattro dimensioni, qualunque cosa quello succeda, dobbiamo fare un'analogia, dobbiamo farlo in una dimensione in più. Invece di vedere le sezioni di una sfera su un piano, che sono appunto dei cerchi, noi vediamo, o dovremmo vedere, le sezioni di un'ipersfera dentro il nostro spazio, che sono delle sfere. E allora cosa vediamo? Non un punto che cresce diventando un cerchio sempre più grande, poi più piccolo e scompare, ma una sfera che cresce, diventa una sfera sempre più grande, poi più piccola e scompare. Per esempio, qualcuno lo conosce, no? Un pallone gonfiato, no? Che cresce, poi ad un certo punto della sua carriera politica, whoop, no? Si sgonfia, no? E scompare. Quella è l'immagine, no? Di un'ipersfera, no? Nello spazio a quattro dimensioni, no? Che è passata nel nostro piano, nel nostro spazio, no? È diventato un pallone gonfiato, poi si è sgonfiato questo pallone, è diventato un punto ed è scomparso. Questo è un procedimento per analogia. Si sta cercando di immaginare qualcosa che non ha molto senso, perché per noi il mondo è quello, ha tre dimensioni, no? E però cercare di immaginare quali potrebbero essere le proprietà di questi oggetti nelle quattro dimensioni. Ci sono tanti modi però di farlo, questo è solo uno, cioè vedere le sezioni, no? Come tagliare un salame a fette, no? Semplicemente, no? E capire, no? Qual è il legame tra tutte le fette del salame o la forma del salame intero. Questo è un secondo modo, guardate la prima riga, no? Si prende una sfera, si fanno tutte le sezioni per l'appunto, no? E poi le si, come si può dire, come si fa con un mazzo di carte, no? Le si spalma sul piano, no? Si mettono tutte insieme. Ora quella là sulla destra in alto, no? Sarebbe la rappresentazione di una sfera che può capire un essere a due dimensioni, perché l'abbiamo tagliata a fette sottilissime. Poi abbiamo spalmato queste fette sottilissime, viene una specie di ovale, questa in realtà sono una semisfera, no? Quindi la sfera intera sarebbe un ovale completo dall'altra parte, e questo è il modo in cui un essere bidimensionale potrebbe capire una sfera, attraverso tutte le sezioni messe insieme. Prima c'erano le sezioni che passavano attraverso il tempo, qui invece sono messe insieme, tutte esibite in un solo colpo. E per l'ipersfera dobbiamo fare una cosa analoga, quindi siamo sotto, questa volta abbiamo però delle sfere una dentro l'altra, dobbiamo aprirle, no? E otteniamo qualche cosa nello spazio a tre dimensioni, che però non è soltanto fatto di sezioni circolari, ma è fatto di tante sferette che diventano sempre più grandi, e questa è l'immagine mentale di un'ipersfera. Un altro modo, perché ovviamente nessuno di questi modi è completo, cerchiamo di capire le cose guardandolo da tanti punti di vista. Un altro modo è questo. Abbiamo per esempio la Terra, e come facciamo a immaginarci la Terra? Beh, guardiamo tutti i meridiani che la circondano, vedete che c'è il polo nord e il polo sud, di sopra e di sotto, no? Prendiamo tutti questi meridiani, e ciascuno di questi meridiani se lo può immaginare un essere che vive a due dimensioni. E dobbiamo cercare di capire, no, come si può immaginarsi invece un'ipersfera, no, in uno spazio in più. Questo è un po' più complicato, i matematici infatti l'hanno fatto, anche perché non tutto sempre funziona allo stesso modo. E questa è la rappresentazione dei meridiani di un'ipersfera messi però nello spazio questa volta a tre dimensioni. Vedete come lentamente, no, si cerca di avvicinarsi da punti di vista differenti a un oggetto che è molto complicato da capire.
Voi direte, ma questa ipersfera, noi cosa ce ne importa? Quando mai ne abbiamo vista una di ipersfera, no, nella nostra vita? La cosa interessante è che solo agli inizi del Novecento, perché prima queste cose non si facevano, qualcuno si accorse che in un grande poema della nostra letteratura, che è niente po' di meno che la Divina Commedia, la struttura del mondo dantesco è effettivamente fatta a ipersfera. Come mai? Cercate di ricordarvi come è fatto. C'è ovviamente il mondo dantesco è un mondo tolemaico, no? Quindi al centro c'è la Terra, e poi ci sono queste sfere che crescono sempre di più, che sono il cielo della Luna, dei vari pianeti, poi si arriva alle stelle fisse, no? Sono uno dentro l'altro, credo che siano 9 in tutto, no? E sono, notate, sfere concentriche, si parte dalla Terra, no? Sempre più grande, no? E così via. E uno pensa che quello sia tutto il mondo, no? Ma quando Dante trova Beatrice, Beatrice lo porta, no, ai confini dell'Empireo e gli fa guardare che cosa succede dall'altra parte del mondo, no, non soltanto nel mondo fisico, ma dall'altra parte, e lui si accorge che dall'altra parte il mondo è fatto esattamente nello stesso modo. C'è una grande sfera e poi ne contiene un'altra, 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 sempre più piccole, e al fondo c'è qualche cosa che corrisponde alla Terra. Ma stranamente, quello che corrisponde alla Terra, gli dice Beatrice, quello è Dio, perché il punto luminoso, no, che contiene tutti, anche se in realtà, no, viene contenuto da tutti. No? E allora che cos'è questa? È una rappresentazione di un mondo in cui c'è una serie di sfere concentriche, da una parte, dall'altra parte una serie di sfere concentriche, e che sono messe insieme in qualche modo. Ma vi ricordate di aver già visto qualcosa del genere nella vostra vita? Certo, perché per esempio quando guardate i vecchi atlanti che rappresentavano la Terra attraverso semplicemente, per esempio, no, la successione di paralleli, che cosa ci avevate? Due cerchi messi vicini. Questi cerchi contenevano cerchi sempre più piccoli perché andavano verso il polo nord e il polo sud. E attenzione, perché questi due cerchi erano fatti in maniera un po' confusa, perché in realtà il loro bordo era lo stesso, il loro bordo era in tutti e due i casi l'equatore. No? E noi però siamo sempre riusciti a immaginarci la Terra usando queste mappe fatte di cerchi concentrici. E allora nello stesso modo probabilmente Dante si è immaginato un iperuniverso fatto questa volta di sfere concentriche una dentro l'altra, no? Che hanno le stesse, avevano le stesse proprietà di quello che succedeva con le mappe terrestri. Questo è il modo in cui i geometri degli inizi del Novecento incominciano a pensare agli spazi a quattro dimensioni, hanno abbandonato le limitazioni, i confini delle tre dimensioni e incominciano a pensare a un mondo che ne ha una di più. Tra l'altro poi arriverà Einstein, no? Einstein dirà che in fondo, no, l'universo è fatto così, una di queste dimensioni è il tempo, ma dal punto di vista geometrico l'universo è un oggetto a quattro dimensioni geometriche, no? Quindi serve anche per questo. Però la sfera è l'oggetto più semplice che si possa immaginare dal punto di vista geometrico. Come si possono immaginare altri solidi fatti a quattro dimensioni? Per esempio un cubo. Come è fatto un cubo? Ah, notate che un cubo a noi sembra una cosa normale perché siamo esseri tridimensionali, ma se fossimo esseri a due dimensioni, come ce lo potremmo immaginare un cubo? Beh, ci sono tanti modi di immaginarselo. Uno di nuovo è quello di prima, no? Di farlo passare attraverso il piano. Ma un altro sarebbe quello di prendere il cubo, di aprirlo, no? E poi di spiaccicarlo sul piano. Cosa succede quando si apre un cubo? Si toglie la faccia superiore, poi si aprono le due facce a lato, rimane la faccia inferiore e ancora un'altra. Viene fuori una croce che è fatta di 6 quadrati. E allora, spiaccicando un cubo, aprendolo, no, e mettendolo sul piano, si ottiene una croce che è fatta di 6 quadrati. Ma attenzione, perché i quadrati a loro volta, certo, il piano li può vedere molto bene, no? Sono esseri che vivono nel piano, ma a loro volta loro sono fatti di segmenti, hanno 4 lati. E se uno vivesse su una retta invece che su un piano, potrebbe vedere solo questi lati. E allora si passa da i segmenti, 4 segmenti, 6 facce di un cubo. Come si arriverà a arrivare a un ipercubo?
E beh, quattro segmenti fanno un quadrato, sei quadrati fanno un cubo, otto cubi dovranno fare un ipercubo. Ma messi insieme come? E beh, messi insieme esattamente come sei quadrati si chiudono nello spazio a tre dimensioni e diventano un cubo. Non è facile immaginarselo, ma questo è un modo in cui i matematici si immaginano un ipercubo. Se voi li contate, no, queste sono ovviamente rappresentazioni prospettiche, ci sono otto cubi qua. Non so se tutti li vedete, no, perché ci sono due cubi rossi, uno dentro e uno fuori, che sono sulla sinistra e sulla destra. Poi ci sono quattro cubi intorno alle facce del cubo di qui e altri due, uno sopra e uno sotto. Quindi otto cubi messi insieme e incollati come? E nello spazio a quattro dimensioni. Noi riusciamo a capire come piegare le cose a due dimensioni nello spazio a tre, come capire come piegare le cose che stanno nello spazio a tre dimensioni in uno spazio a quattro è una cosa più complicata. È più semplice immaginarsi l'analogo della croce. Ma come si fa? La croce era fatta di otto quadrati messi a croce, dobbiamo mettere otto cubi a croce. Ed eccoli qua, questa è una croce ipercubica. E attenzione perché un artista come Dalì, per esempio, che era un surrealista ma che era uno che amava anche molto la matematica, in realtà ha rappresentato Gesù Cristo appeso, no, a una croce come questa, no, e l'ha chiamato Cristo ipercubico. Quindi già nel titolo ha usato queste nozioni matematiche e questo Cristo, se voi lo vedete, galleggia di fronte a questa croce, perché se fosse su un piano ci può stare attaccato, non credo comodamente, ma comunque no, attaccato, spiaccicato sul piano. Ma se è nello spazio a tre dimensioni, dove si appoggia? Notate che tutte queste facce, tutti questi cubi, sono tutti esterni, esattamente come nel cubo, tutti i quadrati sono esterni, no? Quindi sono esterni non soltanto quelli che vedete, ma anche quello che sta al centro, là dentro, così come erano tutti esterni questi qui. È una cosa molto complessa ovviamente da immaginare, ma a forza di pensare a queste analogie, effettivamente si riesce ad arrivare, no, a sviluppare un'intuizione quadridimensionale e molti che lavorano nella geometria riescono a farlo non solo in quattro dimensioni, ma anche in dimensioni superiori. Vi faccio vedere, solo così per curiosità, come si potrebbe fare un iperdodecaedro, no? Il dodecaedro è un oggetto abbastanza complicato, no? È fatto di 12 facce pentagonali messe insieme, no? E allora, così come si passava dal quadrato al cubo mettendo insieme dei quadrati e poi dal cubo all'ipercubo mettendo insieme dei cubi, nell'iperdodecaedro si passa dai pentagoni al dodecaedro mettendo insieme dei pentagoni. Lei è diventato un uomo nel frattempo? Ah, questo è interessante, questo sì che è una cosa. No? E no, si passa dai pentagoni ai dodecaedri mettendoli insieme e poi bisognerà mettere insieme dei dodecaedri per passare all'iperdodecaedro. Allora vediamo come, eccolo qua, vi faccio vedere questa costruzione, che secondo me è una costruzione meravigliosa, ma queste cose sono come le mogli per ciascuno dei mariti, no? Dice, I love my wife because she's mine, no? L'unico motivo, no? È quello lì, no? I matematici godono di queste cose. Allora, vogliamo costruire un iperdodecaedro. Non vi dico come si fa a calcolare il numero di facce, ma vi dico quante sono le facce che dobbiamo mettere insieme. Sono 120. Dobbiamo mettere insieme 120 dodecaedri che staranno tutti fuori, ma ovviamente fuori nello spazio a quattro dimensioni. Noi li dovremo vedere in qualche modo ingarbugliati l'uno sull'altro. Si parte anzitutto da un dodecaedro in alto a sinistra e se ne incollano 10 a fare questa specie di treccia. Notate che questa è una treccia che gira un pochettino su se stessa, perché si stanno incollando cose su dei pentagoni, no? E naturalmente, no, questo fa sì che, poiché quando prendete un dodecaedro, il pentagono di sopra e il pentagono di sotto non sono paralleli, ma sono invertiti di 180 gradi, ogni volta, no, questi dodecaedri vengono girati di 180 gradi. Se ne mettono 10 tutti insieme, e questi formano una specie di animella, no, di centro, di nucleo, di quello che sarà il nostro iperdodecaedro.
Poi dobbiamo mettere insieme parecchie di queste trecce. Ne mettiamo una seconda, per esempio quella rossa, ma se le incolliamo in questo modo, proprio perché le facce sono fatte così, vedete che questa gira intorno, no? Come se fosse un'elica all'anima che sta dentro. Ne mettiamo sei, o meglio cinque, no? Intorno a queste qui. Come mai cinque? Perché si sta parlando di pentagoni per l'appunto. E si ottiene finalmente una treccia che ha un nucleo con 10 dodecaedri, poi cinque altre trecce avvoltolate così, no? E ne abbiamo 60 per ora, no? E adesso che ce ne facciamo di questa treccia? Beh, anzitutto, così come quando facevamo un cubo lo chiudevamo su se stesso, anche qui dobbiamo chiudere la treccia su se stessa, quindi la pieghiamo e poi la incolliamo. Ecco qua, otteniamo una specie di donut, no, di ciambella, in cui ci sono queste specie di eliche che girano in questo modo, ma questo è solo metà. È come se facessimo il dodecaedro prendendo sei pentagoni e poi ne abbiamo altri sei qui e dobbiamo incollarli ancora insieme. Solo che queste, quando le incolliamo nello spazio a tre dimensioni, possiamo fare così, ma nello spazio a quattro dimensioni dobbiamo infilarli uno dentro l'altro. E quindi cosa succede? Succede che si ricomincia da capo con, vedete, no? Un'altra delle trecce di 10 dodecaedri grigi, si mettono insieme tutti questi uno per volta ed eccolo qua. Questo è un modo di rappresentare l'iperdodecaedro con 120 facce dodecaedriche, tutte esterne, no? Questo è il riassunto di tutta questa bella costruzione, e questo si può fare per gli altri solidi regolari, il tetraedro per esempio, l'ottaedro, no? E così via, no? C'è tutta una geometria che si può fare a quattro dimensioni e la cosa interessante è che nelle quattro dimensioni appaiono dei solidi che non sono l'analogo, ce ne sono sei di solidi regolari, solo cinque sono l'analoghi di quelli che c'erano nello spazio a tre dimensioni e poi ce n'è uno nuovo che non c'era prima, quindi succedono delle cose nuove che dobbiamo immaginarci con la testa e poi si va avanti nelle cinque dimensioni, nelle sei dimensioni, eccetera. Voi direte, ma ci avete proprio tempo da perdere? A parte che è la verità, ma comunque, no? Qualcuno avrà sentito parlare della teoria delle stringhe e la teoria delle stringhe, che è quel tentativo di mettere insieme la relatività da una parte generale e dall'altra parte la meccanica quantistica, è una teoria che di dimensioni ne usa 11. Quindi queste sono proprio le cose basilari, se vogliamo capire come sarà la fisica del futuro, queste cose dovremo prima o poi masticarle parecchio. Ma questo è solo uno dei modi in cui la matematica ha superato i confini, diciamo così, le ristrettezze della sua intuizione nel Novecento. Brevemente, perché qui potrei andare avanti naturalmente molto a lungo, no? Uno dei modi in cui l'ha fatto è stato usando la topologia. Qual è la restrizione che in questo caso cade? La restrizione è che di solito quando noi parliamo di solidi, parliamo di qualcosa che, come dice la parola, è solido, no? È lì, fermo, no? E non muove, no? Non si muta. Ma nella topologia quello che ci interessa sono solo le forme, non ci interessa tanto il fatto che siano anche che non si muovano e che non si possano in qualche modo manipolare come se fossero di gomma. Quindi si comincia a studiare agli inizi del Novecento, fino all'Ottocento, una geometria che è fatta di oggetti di gomma. E per esempio una delle cose che si usano, beh, per esempio vi faccio vedere un esempio qua, no? Di costruzioni. Questo è un oggetto che abbiamo già visto, no? Una specie di salvagente, una ciambella. Come si costruisce una ciambella di quel genere? Molto semplice, si parte da un esagono. Per esempio, quando volete fare un cilindro, come fate con un cilindro? Prendete per esempio un quadrato e incollate due lati opposti uno con l'altro, no? E una volta che avete un cilindro, cosa potete fare? Potete incollare gli altri due lati e ottenete una ciambella. Questo potete farlo con un quadrato, se volete fare le cose in una maniera un po' più complicata lo fate con un esagono e ottenete di nuovo la stessa ciambella. Ma se invece di incollare questi lati in questo modo, prima di incollarli li fate girare, cosa succede quando lo fate con una strisciolina? Prendete una strisciolina e se invece di incollare questa strisciolina voi prima fate un mezzo giro, ottenete una strana forma che è quella che si chiama la striscia di Möbius. Qualcuno di voi l'avrà sentita nominare, avrete visto quadri di Escher che usano questa striscia di Möbius per farci passare dentro e fuori le formiche, no? E così via.
E se voi usate questa roba con l'esagono e ogni volta fate fare un mezzo giro, ottenete una strana figura come quella che vedete lì sotto, che è una delle figure fondamentali della topologia, che non vi sto a spiegare a cosa servono e come si ottengono, ma cominciate a vedere che potete giocare con la carta e cercare di immaginarvi nella testa che cosa succede quando prendete dei poligoni e individuate, identificate lati diversi. Voi direte: ma questo nella nostra vita l'abbiamo mai visto? Certo che l'avete visto. Se voi per esempio giocate dei videogiochi, e poiché il vostro schermo è finito, no? Ovviamente nessuno ha, nemmeno credo Bill Gates, no? Uno schermo infinito su cui giocare, quando per esempio supponete di far muovere qualche oggetto sul vostro schermo, quando questo oggetto arriva alla fine dello schermo, che cosa succede? Beh, dipende da come il programma è stato immaginato, ma spesso questo programma lo fa semplicemente continuare dall'altra parte. Cioè è come se avesse incollato i due lati del vostro schermo e quello che esce di qui rientra di qui. Ma non è che rientri, è che queste due cose sono proprio immaginate come se fossero incollate fra di loro. E così via, se usate, vedete, un ottagono e incollate questi lati, invece di avere un buco solo, ne avete due. Potete giocare su queste cose, ne vengono fuori tantissime. Ma la cosa più interessante è che questa teoria, la topologia, ha portato ad un certo punto in maniera naturale a studiare, vedete, qui ci sono delle cose di gomma, e l'unica cosa che interessa è come sono disposte, non la figura che c'è. E l'idea è, prendiamo queste cose di gomma, sono tutte annodate fra di loro. È possibile snodarle, senza tagliarle ovviamente, no? Senza fare dei trucchi, no? È possibile snodarle? Per quale motivo vogliamo immaginarci una cosa del genere? Beh, ieri parlava appunto Boncinelli, no? Sembrano cose lontanissime quelle di cui parlava lui da quelle di cui parlo io oggi. Ma voi sapete che dentro le vostre cellule, in ciascuna delle vostre cellule, c'è il filamento del DNA. Ora, come è fatto questo DNA? Beh, è fatto da doppia elica, no? Che come sapete quando si riproduce, no? Si apre. No? E questa doppia elica è una cosa difficile da immaginarla, ma se voi immaginate il nucleo, no? Della vostra cellula dove sta il DNA, grande come un pallone da calcio, allora dentro questo pallone da calcio ci deve rimanere dentro un filo che è lungo 120 chilometri, messo lì dentro. E voi volete aprire questo filo, no? Avete mai provato a prendere una corda che è fatta soltanto di tre fili, no? E a tirare questi tre fili cercando di aprirla? Dopo pochi centimetri questa corda comincia a fare dei nodi, no? Come fa una cellula a dividere il proprio DNA? La teoria dei nodi studia appunto queste cose, cerca di vedere le immagini di oggetti annodati e di capire a che cosa si riducono una volta che cercate di snodarli. Per esempio questo è un meraviglioso esempio, no? Secondo voi che cosa succede se voi togliete gli annodamenti da questo quadro? Il titolo di questo quadro ve lo dice, no? Perché è stato fatto da un artista matematico, no? Si chiama Unknot, questa è semplicemente una corda circolare. Se voi la guardate però, quando è così, no? Sembra un enorme pasticcio. Ma cercando di vedere pezzo per pezzo, no, che cosa succede, effettivamente vi accorgete che sì, è una corda che è stata in qualche modo sovrapposta di qua e di là, ma potete semplicemente aprirla in modo da farla diventare un cerchio. In altre parole, questo non è un nodo, è semplicemente qualcosa, no, che sembra un nodo. E allora riuscire a capire da una proiezione su due dimensioni se una corda nello spazio a tre dimensioni è annodata oppure no è una cosa fondamentale appunto, no, in cose come la biologia, no, e così via. E questa è un'altra delle dimensioni in cui la matematica è partita. Ce ne sono altre, adesso è inutile che vada avanti perché le cose poi la serata diventa lunga altrimenti, ma almeno il nome di queste robe ve le voglio dire, no? Perché i frattali li avrete visti tutti, no? Sono curve che hanno radicalmente modificato la nozione di geometria. In che modo? Beh, abbiamo parlato agli inizi di numeri frazionari, no? E avevamo detto che numeri frazionari sono gli unici che esistono, no? Però questo era vero per i numeri, no? Ma nella geometria abbiamo sempre immaginato che ci fossero una, due, tre, adesso abbiamo addirittura capito che ci sono quattro, a volte cinque, eccetera, dimensioni. Ma cosa significa, per esempio, che le dimensioni non sono una, due, tre, ma sono magari 1,31?
Cioè, cosa vuol dire avere un oggetto che ha come dimensione qualche cosa di frazionario? E questo è quello che la geometria frattale ha introdotto, cioè ha superato un'altra barriera della dimensione, ma non nel senso di aggiungere nuove dimensioni, ma di introdurre delle dimensioni che sembravano impossibili perché sono frazionarie, no? Qualche cosa, un oggetto che ha una dimensione 1,2, no? Per esempio, e così via. Qui ve ne faccio vedere uno, no? Molto semplice. Come si ottengono queste cose? Si parte per esempio da un esagono, come quello che vedete sulla sinistra, e sostituita ai lati di quell'esagono una spezzata fatta di tre pezzi rossi. No? Ottenete qualche cosa che, come vedete, è fatta di 7 esagonini più piccoli. No? Su ciascuno di quelli potete ripetere la stessa cosa e ottenete una figura che è fatta come quella al centro. E qui ce ne sono molti di più di esagoni, no? Naturalmente, perché ciascuno di quei 7 è diventato altri 7, no? E così via. E poi continuate a farla, no? E vedete che si sta creando una curva, no? Che ha un sacco di, cioè, che ha un sacco di giri, no? Così. E questo è tipico proprio di quello che succede nei frattali, si riesce a distinguere le curve in base al numero di giri e naturalmente da quello che succede al limite. Ora, la cosa straordinaria, questo si chiama la curva di Gosper, e la cosa interessante è che quando voi prendete queste piastrelle, queste cose di questo genere, vi accorgete che potete incollarle una all'altra, potete ottenere delle piastrelle, non so se qualcuno poi le vorrà usare nella propria casa, no? Beh, invece di queste piastrelle così banali, no? Fatte quadrate o fatte esagonali, no? E i frattali ovviamente sono diventati qualche cosa di estremamente ubiquo nella matematica moderna. Guardate cosa si può fare, per esempio, con le curve di... Questo è il cosiddetto fiocco di neve. Non so se vedete come è fatto, no, ma si può immaginare, no? Si parte da una stella di David, cioè dall'incrocio di due triangoli, uno messo in giù e l'altro messo in su, poi si tolgono tutte le punte e si risostituiscono, no, di nuovo, no, cose di questo genere e si ottengono, no, figure di questo genere. Notate, qui lo spazio è composto da due piastrelle fatte dello stesso tipo, però una più grande e una più piccola, e si può andare avanti all'infinito, no, e così via. Insomma, la matematica sembra, no, aver superato confini di ogni genere, ma sempre, attenzione, riportandosi a ciò che conosce. Cioè, nel caso dei numeri, al caso dei numeri interi, no? Nel caso delle geometrie, cercando di capire in base ai concetti precedenti quelli che sono i concetti introdotti. L'ultimo esempio, velocissimo, che vi faccio, è qualcosa che pochissimi probabilmente avranno sentito nominare, ma che in realtà ha un numero enorme di applicazioni nel campo dell'informatica, per esempio. Teoria dei codici, ad esempio, correzione di errori, eccetera. Sono geometrie in cui invece di aggiungere dimensioni, invece di che sia nel numero che nel fatto di usare delle dimensioni frazionarie, si cerca di avere gli spazi più semplici possibili, cioè di usare un numero finito di punti. Sembra contrario all'idea stessa di geometria, in cui invece, no, c'è la continuità, non ci sono buchi da nessuna parte, eccetera. Questo, per esempio, che vedete sulla sinistra, no, è uno spazio a 4 dimensioni. Uno spazio che si può immaginare, no, in 3 modi diversi, come vedete qui, è lo spazio più semplice possibile e uno spazio in cui gli assiomi della geometria euclidea sono tutti soddisfatti. E sembrerebbe strano, no, perché uno dice, ma com'è possibile, vedete, no? Abbiamo 2 punti, poi abbiamo un punto fuori della retta che passa per quei 2 punti e c'è un'unica parallela che passa per quel punto parallela alla retta data. Si possono fare degli esempi come questo, in cui c'è il famoso pentagono con le sue diagonali, cioè quello che aveva dato agli inizi, no, un esempio di numero irrazionale. Questo invece è un esempio di una geometria non euclidea, perché avete qui una retta, quella in blu a sinistra, per esempio, avete un punto fuori di essa, quello in alto a sinistra, e vedete che ci sono 2 rette parallele alla retta data che passano per quel punto. Come mai? Beh, perché retta parallela vuol solo dire retta che non incontra quella data. Ora, nel caso della geometria infinita, e beh, ovviamente, no, parallela vuol dire qualcosa di più. Ma quando la geometria è finita, non incontrarsi può anche essere vero quando le rette sono sghembe in questo modo. Là ci avete un altro esempio di 2 parallele che passano per uno stesso punto e sono tutte 2 parallele alla retta blu perché non la incontrano.
Anche qui si possono fare cose a tre dimensioni. Questo è il più piccolo spazio che si conosca a tre dimensioni, che soddisfi l'esempio della geometria proiettiva. È stato trovato tra l'altro da un italiano che si chiama Fano, vedete là, e man mano, no, vedete, le cose cominciano a diventare sempre più complicate, no? Guardate queste cose, eppure quando si lavora nel finito si è proprio nel campo dell'informatica, e l'informatica ovviamente dell'infinito non sa che farsene, vuole usare non solo numeri interi ma anche geometrie intere, perché vuole usare per esempio messaggi finiti. Questi messaggi finiti si codificano appunto su immagini o su figure che stanno in spazi a dimensioni finite con un numero finito di punti e così via. Non so se sono riuscito a farvi vedere come la matematica ha i suoi piedi saldamente basati e fissati per terra, e però cerca sempre di sfuggire da tutte le parti, inventandosi cose che spesso appaiono come metafisiche, come superstizioni, no, come sovrastrutture, ma che sempre quando vengono introdotte si possono in realtà ridurre alla struttura, che è esattamente quello che avevo detto agli inizi. Non si era capito nulla, non so se dopo un'ora e mezza o due, no, si è capito qualche cosa di più. Grazie, e se avete delle domande posso cercare di capire. Quarti d'ora che tardo sulla tabella di marcia. Questa è una comunicazione da mandare alla fine della conferenza. Bene, sono curioso di vedere chi farà delle domande. Chi oserà fare delle domande? Volevo chiederle. Ciao. Lei una volta sì. Al cielo? No, chi volevo farle una domanda. Deve alzarsi perché non lo vediamo da qui. Okay. Chi è che sta parlando? Ciao, sono Roberto, volevo farle. Eccolo lì, prego. Eccomi. Sì, lei ha parlato appunto tra mondo reale e mondo immaginario, quindi ha parlato, sia ha cominciato con Pitagora, con i numeri interi, quindi ha immaginato quindi i punti isolati, e poi gli irrazionali, quindi già comincia ad andare oltre l'armonia, no? E sembra che tipo da dire che oltre i confini dell'imperfezione esiste un'idea di verità. Quindi ha parlato degli immaginari, della parte reale e della parte immaginaria. Sembra che appunto sia la parte immaginaria dissociata dal mondo reale. Ecco, per esempio, Pitagora, che con i numeri ha associato il mondo reale, così il numero 4 alla giustizia, il numero 5 al matrimonio, perché per lui il numero 1 era parimpari. Ecco, mi chiedo come definirebbe, per esempio, se noi diciamo che il mondo immaginario, quindi il mondo del pensiero, sia lontano dal mondo reale. Io non credo che sia così dissociato, e le faccio un esempio. Come definirebbe Pitagora oggi l'infinito, il numero infinito? Noi possiamo immaginarlo, non possiamo misurarlo, diciamo che non esiste nel mondo reale. Io le faccio un esempio. La domanda deve essere breve, perché sì, poi serve anche un concerto. Dovevo fare un'introduzione. Brevissimo, per piacere. Ecco, finisco. L'amore, per esempio, è un brivido infinito che dura nel tempo, quindi esiste nel mondo reale. Io credo che la matematica sia la strategia del nostro essere, cioè l'idea e l'istante successivo del pensiero. Lei che ne pensa a tal proposito? Ecco. Sull'amore credo che sia meglio che chieda Boncinelli. Sull'infinito, in realtà i greci avevano molte remore, ovviamente. L'unico infinito che loro accettavano era quello cosiddetto potenziale, la
possibilità di aggiungere qualche cosa a ciò che si aveva, ma non un infinito attuale che si potesse cogliere con il pensiero come un tutto unico. La matematica è andata molto avanti, questo è un esempio che non ho fatto questa sera perché mi sembra domani mattina, credo il Bottazzini parlerà proprio di questo, no? Il suo titolo è L'immenso oceano degli infiniti. Ora, può sembrare una cosa strana, perché quando uno pensa all'infinito in maniera intuitiva, no? Pensa che oltre l'infinito non ci sia la possibilità di andare, no? Ma alla fine dell'Ottocento un signore tedesco di nome Cantor capì che in realtà di infiniti, perlomeno in matematica, ce ne poteva essere più di uno. Anzi, in realtà quello che lui dimostrò è che dato qualunque infinito ce n'è uno più grande, no? E questo significa che gli infiniti sono infiniti, no? Ora se uno poi chiede quanti, non si può dire infiniti perché poiché ce ne sono tanti bisogna dire qual è l'infinito dei numeri infiniti, no? Ma la cosa interessante è che quello che sembrerebbe una direzione assolutamente superstiziosa, no? Metafisica, sovrastrutturale della matematica, cioè di creare un'intera teoria di infiniti, una più grande dell'altro, senza che ci sia mai fine, in realtà pure quella si può decostruire. C'è un famoso paradosso, viene chiamato così, ma in realtà è un teorema che si chiama paradosso di Scholem, che dice che l'infinito, come lo intendono i matematici, non è nient'altro che un'incapacità di vedere dal proprio punto di vista, dal mondo in cui uno si trova, l'esistenza di certe corrispondenze, no? Biunivoche, che sono quelle che determinano appunto, no? L'infinità o meno, no? di ciò di cui si sta parlando. Cioè, in altre parole, è molto simile a quello che Scholem ci insegna, chiedetelo domani a Bottazzini se volete alla fine della sua conferenza, quello che Scholem ci dice è che certo, noi viviamo in un certo mondo, se lo guardiamo dal di dentro di questo mondo, no, ci sembra che ci manchino alcune cose, ma quando noi guardiamo le cose dal di fuori, come fa la sfera quando guarda il planiverso, no, nei film o nel romanzo di Flatlandia di Abbott, allora ci accorgiamo che quelle sono soltanto limitazioni del piano in cui la sfera non si trova. Quindi vedere tanti infiniti è solo un modo di dire che dal punto di vista dell'interno della matematica sembra che ci siano tante limitazioni, però se uno si pone dal di fuori di questo punto di vista si accorge che queste limitazioni non ci sono e sono solo un'impressione che si ha dal di dentro. Quindi l'infinito, i matematici oggi, io per diciamo così riassumere la loro posizione decostruttivista e di dire ce n'è uno solo, è l'infinito dei numeri interi, guarda caso l'unico che possiamo capire perché sono gli unici oggetti che veramente comprendiamo, e oltre quello ci sono soltanto delle incapacità apparenti del nostro pensiero che però riusciamo in qualche modo a concepire come impossibilità. Non so se si è capito nulla, ma naturalmente queste cose qua sono questioni di filosofia della matematica che ovviamente richiedono anzitutto, no, un po' la conoscenza della teoria degli infiniti, quindi potrei rispondere meglio a questa risposta, a questa domanda domani dopo la conferenza di Bottazzini, ma è meglio che lo faccia lui. Ma di nuovo, no, l'infinito è un'altra di queste idee metafisiche, no, che si può perlomeno nella sua profusione alla Cantor, no, quello che Bottazzini chiama, abbiamo detto, l'oceano degli infiniti, quello si può decomporre, o meglio decostruire, esattamente nella maniera in cui ho cercato di far vedere questa sera si possono decostruire molte delle idee appunto irrazionale, immaginario, ideale della matematica. Non so se ha capito qualcosa, ma purtroppo questa è la risposta. Allora, una sola altra domanda se c'è. Ecco. Ecco, solo una perché poi abbiamo il concerto, prego. Ecco, è dietro di lei, guardi. Breve. Maestro, volevo sapere se questa è, diciamo così, la matematica del futuro, quella che ha espresso lei in, diciamo così, nella vista dei nuovi orizzonti, delle nuove frontiere della fisica contemporanea. Scusi, non ho capito, nelle frontiere delle... Se questa è la nuova matematica, quella che ha espresso lei, sta, diciamo così, non euclidea,
che potrebbe essere diciamo, quella che ha sostituito, magari, faccio un esempio, Einstein si è affidato a un certo Ricci per capire poi come funzionava certe cose nello spazio, se questa matematica che sta facendo, che ci ha spiegato stasera, potrebbe essere quella che potrebbe sostituire, diciamo così, la nuova frontiera della fisica moderna. Beh, questo sicuramente, ho fatto un accenno al fatto, per esempio, che la teoria delle stringhe, no, appunto, che tenta di mettere insieme relatività e meccanica quantistica, usa per esempio 11 dimensioni. Ovviamente per poter fare una geometria a 11 dimensioni bisogna andare oltre la limitazione delle tre dimensioni della geometria euclidea, no, e andare in quella direzione. Già Einstein con la sua teoria della relatività addirittura speciale aveva fatto vedere che la geometria euclidea, non tanto dal punto di vista delle dimensioni ma dal punto di vista dell'assioma delle parallele, no, non funzionava di nuovo, no, perché bisognava usare quella che viene chiamata la geometria iperbolica, quella che ha più parallele che passano per un punto a una retta data, parallele a una retta data. E quindi anche già solo questi esempi non fanno vedere, tra l'altro non l'ho detto, ma forse dovrei dirlo adesso, che quando Einstein fece il primo modello dell'universo secondo la relatività generale, no, il suo primo modello era effettivamente quello che noi oggi chiamiamo un'ipersfera, cioè era una sfera ma nello spazio a quattro dimensioni, dove le quattro dimensioni sono ovviamente le tre dimensioni spaziali e quella temporale. Era però un'ipersfera non nella geometria euclidea a quattro dimensioni, ma in una geometria iperbolica a quattro dimensioni, perché le tre dimensioni spaziali producono una somma, diciamo così, quando si calcola la distanza, ma la dimensione temporale produce una differenza, no? Il teorema di Pitagora non è x al quadrato più y al quadrato più z al quadrato più t al quadrato, ma meno t al quadrato. Quindi in quel caso lì l'idea di Einstein era: il nostro mondo, nel modello più semplice possibile, è un'ipersfera in uno spazio a più dimensioni, non euclideo bensì iperbolico. Quindi anche queste piccole cose che abbiamo visto, naturalmente per poterlo fare bisogna ovviamente usare i numeri reali, quindi gli irrazionali, bisogna usare i numeri complessi che sono dovunque ovviamente nella fisica moderna, no, eccetera. Quindi insomma questi sono soltanto i rudimenti di come la matematica è andata oltre le limitazioni della geometria greca e in generale e euclidea in particolare. Le ultime cose alle quali ho accennato, le geometrie finite, quelle vanno più in direzione dell'applicazione dell'informatica, ma sicuramente queste matematiche non è fatta soltanto per l'uso e consumo, diciamo così, divertimento dei matematici, è fatta anche per quello ovviamente, perché quella è la molla che spinge i matematici, ma poi viene usata quotidianamente ormai, no, in tantissime applicazioni appunto di fisica, di chimica, di biologia, la teoria dei nodi che ho detto prima, no, e così via. Quindi niente viene buttato via di questo maiale della matematica, no? come d'altra parte non è mai stato fatto anche nel corso dei secoli passati. Grazie. Grazie, ringraziamo il professor Di Freddi e ricordo che subito adesso seguirà il concerto. Chi è in possesso del biglietto o dell'abbonamento può rimanere al proprio posto, chi vorresse assistere al concerto non avendo il biglietto può prenderlo qui nella hall qui a fianco. Grazie, a domani.
Buonasera a tutti. Fra pochissimo iniziamo e i musicisti stanno facendo le prove del suono. Vi preghiamo di mettervi per ascoltare meglio dopo la terza fila, cioè dalla quarta fila in poi, perché ci sarà musica elettronica molto, molto forte. Fra pochissimo iniziamo. Vabbè, ma era meglio dalla quarta in poi, si sente meglio. Mettetevi dopo, che si sente... Vabbè, poi dico. Vabbè, qualche tipo di forza, va bene, dai, voi va bene, va bene.
Buonasera, Pier Giorgio Di Freddi. Iniziamo quest'ultima, penultima giornata della Festa di Scienza e Filosofia con un annuncio che ci farà la nostra Maria. Prego. Anche qui un applauso. Buonasera a tutti presenti e benvenuti alla sesta edizione della Festa di Scienze e Filosofia. Anche questa sera, prima di lasciarvi in compagnia del professor Di Freddi, chiedo la vostra attenzione per parlare dell'importante iniziativa che accompagna questa edizione della festa. Quest'anno, infatti, come saprete, il Laboratorio di Scienze Sperimentali, diretto da Pierluigi Mingarelli, insieme all'Associazione di Pubblica Assistenza Croce Bianca, guidata dal presidente Marco Prestipino, promuove una raccolta fondi per l'acquisto di un'ambulanza pediatrica. Un'ambulanza definita a misura di bambino perché sarà attrezzata con dotazioni tecnologiche capaci di garantire il trasporto sicuro dei piccoli pazienti nei centri ospedalieri. Quello del trasporto è infatti un passaggio fondamentale perché interessa neonati o comunque tutti quei bambini che hanno superato i 28 giorni di vita. Pazienti che hanno delle peculiarità che bisogna gestire con competenza ma soprattutto con tecnologie adeguate, anche perché, come spiegato dai pediatri, i primi 20 minuti di intervento sono fondamentali per evitare di compromettere lo sviluppo futuro del bambino. I fondi raccolti, quindi, serviranno per l'acquisto di un'unità di trasporto dotata di ventilatori meccanici, umidificatori, defibrillatori e pompe a siringa. Insomma, strumentazioni in grado di mantenere stabili le funzioni vitali del neonato, del bambino, durante il trasferimento in ospedale. Ecco perché, durante i giorni della Festa di Scienze e Filosofia, fuori dalle sale che ospitano le conferenze, troverete un contenitore dedicato a questa iniziativa. Si tratta di contenitori in plexiglass perché il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno e Croce Bianca vogliono trasmettere un messaggio di assoluta trasparenza non solo nella raccolta ma anche nella gestione dei fondi. La raccolta, lo ricordiamo, ha preso il via giovedì pomeriggio, giorno di inaugurazione della festa, e ieri sera le donazioni hanno toccato quota 1.775,49 euro. L'auspicio è dunque quello che questa raccolta prosegua con buoni risultati fino a domani sera, ricordandovi che chiunque di voi lo vorrà potrà fare la propria donazione utilizzando appunto i contenitori che troverete fuori dalle sale delle conferenze. Ringraziandovi per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi lascio in compagnia di Pier Giorgio o di Freddi. Grazie Maria. Lei era Maria Tripepi, la nostra addetta stampa. La conferenza del professor Pier Giorgio Di Freddi ha per titolo Matematica, il coraggio di rompere gli schemi. All'interno di questa manifestazione che ha come titolo Il coraggio di conoscere, quindi siamo di fronte a uomini coraggiosi. Io di solito non mi dilungo troppo perché la conferenza la fanno non i presentatori ma i nostri ospiti, quindi passerò decisamente subito la parola al professor Di Freddi. Grazie per il giorno. Sono sorpreso perché mi avevi detto che avresti fatto un altro tipo di presentazione. Io mi ero preparato una controrisposta a quella presentazione, quindi non svegliamo segreti che ci teniamo per noi. Dunque, coraggio di rompere gli schemi. Mi immagino che se siete qui, ovviamente un minimo di interesse per la matematica ce l'abbiate, perché altrimenti insomma sareste andati altrove, no? Invece di venire qui. Quindi io parlerò questa sera un po' di matematica. Naturalmente non mi aspetto che tutti siate dei matematici professionisti, quindi cercherò di parlarne in maniera elementare, però proponendo di suggerire idee che invece non sono per nulla elementari, quindi vediamo se riusciamo a raggiungere questo obiettivo. Dunque, oggi è il 16 aprile, mi sembra, è l'89esimo compleanno di Benedetto XVI, e allora per
offrirgli perlomeno un pensiero, no? Papa Emerito, che come forse sapete è ancora vivo, ma ormai essendo scomparso nessuno se ne ricorda più. Volevo raccontare un piccolo episodio dall'autobiografia di Darwin, il quale racconta che un giorno stava nel suo giardino, era un giorno estivo, e faceva molto caldo ovviamente, no? Quindi lui era lì seduto, no? Ai suoi piedi c'era uno dei suoi cani, no? Che lui amava molto, e tutti erano lì in attesa di qualche cosa che succedesse. Ad un certo punto c'era una banderuola, un parasole, lui racconta, no? E arriva un soffio di vento molto labile, no? E questo parasole si mette a muovere e immediatamente il cane, no? Si alza e comincia ad abbaiare. E Darwin dice, molto interessante questo fatto, no? Perché si vedeva, no? Che era un parasole, ma il fatto stesso che si muovesse, anche se non sembrava che ci fossero degli agenti umani o comunque di tipo animale a farlo muovere, aveva fatto supporre al cane che questi agenti invece ci fossero, fossero nascosti, no? E Darwin dice, questo in fondo, no? È l'inizio della religione. Il suo cane, no? Era un esempio, no? Di come nasce la religione, di come nascono queste idee, no? Che sono letteralmente, non me ne vogliano coloro che credono, perché adesso dirò perché, sono letteralmente delle superstizioni. No? Cosa significa in latino superstizione? Superstizio, no? Superstare, sono sovrastrutture. C'è un mondo strutturato che ha una certa struttura e nel caso nostro, ormai dopo tanti secoli, la struttura del mondo ce la racconta la scienza, non a caso questo è un festival di scienze. Ma sopra questa struttura gli uomini e anche i cani, no? Naturalmente non solo, no? Forse tanti altri animali, amano sovraimporre, mettere una sovrastruttura. E questa sovrastruttura è una superstizione. Nel caso del cane, per esempio, non c'era niente che faceva muovere il parasole di cui lui dovesse preoccuparsi, naturalmente. No? C'era il vento, ma quello al cane non importa. Non è che il cane abbaia quando c'è il vento. Il cane abbaia quando pensa che ci sia qualcuno che potrebbe dare fastidio al suo padrone. Cosa c'entra tutto questo con la matematica? Beh, c'entra perché la matematica, a prima vista, è piena di queste superstizioni, cioè sovraimposizioni alla struttura fondamentale del pensiero matematico, di cose che sono estranee. Ma la cosa interessante è che queste superstizioni sembrano essere tali soltanto a coloro che non hanno ben capito come i matematici ne parlano e ne trattano. E allora, viste dal di fuori, no, sembrano superstizioni. Mentre invece si possono decostruire, no? Per esempio, ieri ho sentito una parte finale della conferenza di Boncinelli. Boncinelli fa questo molto bene, no? Quando gli si fanno domande sulla sovrastruttura del mondo, no? Lui cerca di decostruirle, no? E di dire, io parlo della struttura, no? E non della sovrastruttura. Le tipiche domande sulla sovrastruttura, tipiche domande superstiziose, sono quelle che hanno a che fare con il senso della vita, il senso ovviamente, no? Della morte, no? E così via. E Boncinelli lo fa molto bene nel suo campo. Io cerco adesso questa sera di decostruire alcune superstizioni che ci sono nella matematica, che però sono state fondamentali perché sono appunto, no, queste rotture di schemi, no? L'idea di pensare in un modo diverso, introducendo cose che bisogna cercare di controllare, no? In maniera precisa, ma che se non le si controlla diventano appunto sovrastrutture e superstizioni. Fatto questo cappello, che probabilmente nessuno ha capito nulla, no? Ma comunque adesso entro, no? Dato l'omaggio naturalmente, no? A Benedetto XVI, che ancor meno, no? Capirebbe di queste cose, entriamo nel nostro discorso. Vi farò tre esempi di come i matematici hanno rotto gli schemi, no? Introducendo degli enti matematici, no? Che sembrano essere appunto superstiziosi, no? Sovrastrutturali. E i primi tre esempi li dico a parole, semplicemente perché hanno a che fare con i numeri e
non potrei farvi vedere delle immagini di numeri, i numeri sono enti astratti, entità astratte, no? Quindi ne posso soltanto parlare. Ma poi nella seconda parte cercherò invece di farvi vedere come cose analoghe, rotture degli schemi analoghi, sono state fatte anche nella geometria, che è l'altra grande branca, diciamo così, della matematica classica, quella che tratta di forme, e lì invece farò vedere solo delle immagini, no? Per cercare di vedere come invece nella geometria si possono visualizzare queste rotture di schemi, anche quando a prima vista rompono gli schemi in maniera tale da andare oltre quelli che sembrano essere le limitazioni dei nostri sensi. Ok, allora cominciamo. Cominciamo da lontano, naturalmente, no? E quali sono gli enti che appartengono alla struttura, diciamo così, ai fondamenti della matematica dal punto di vista numerico? C'era un signore nell'Ottocento che si chiamava Kronecker che disse una volta i numeri interi sono opera di Dio, tutto il resto è opera dell'uomo. Ecco, questa conferenza, la prima parte perlomeno, no, farà vedere come effettivamente Kronecker avesse ragione. Non nel senso che i numeri li ha creati Dio, per un motivo ovvio, perlomeno per un ateo, perché non c'è Dio ma ci sono i numeri, c'è qualcosa che non funziona, no? Ma a parte questa dimostrazione per assurdo, no, partiamo dal fatto che i numeri interi li capiamo, li concepiamo, sappiamo manovrarli, eccetera. Come facciamo ad andare oltre i numeri interi? I greci agli inizi, no, pensavano che ci fosse solo quello. Pitagora, come voi sapete, no, aveva un motto, no, la confraternita pitagorica, e il motto era tutto è numero, e per numero ovviamente Pitagora intendeva numero intero, no, tutto è numero intero. E poi sapete che ad un certo punto arrivò una crisi nel pitagorismo, perché qualcuno si accorse che, sì, lo diceva Pitagora che tutto era numero. Per esempio Pitagora aveva scoperto questo, o pensava di aver scoperto la verità di questo motto, studiando la musica. Aveva preso delle corde di bue, per esempio, no? E le aveva pizzicate, così come fanno i musicisti, i violinisti o i violoncellisti. Non i chitarristi, perché come sapete la chitarra, insomma, non lascia le corde libere, no? Ma coloro che suonano con queste corde libere. Qual era la scoperta di Pitagora? Era che se si prendono due corde che hanno la stessa lunghezza, no? E le si pizzicano, e beh, si ottiene lo stesso suono. Il racconto di Giamblico parla di incudini e martelli, ma è la stessa storia, no? Ora, questa non è una gran scoperta, no? Che due corde fatte con lo stesso materiale e della stessa lunghezza, pizzicate, no? Ovviamente fanno lo stesso suono. Ma Pitagora era andato oltre, no? Aveva scoperto che se si prende una corda e la si divide a metà e poi si pizzica quella metà, anzitutto c'è una sorpresa, si sente esattamente lo stesso suono di prima, ma una seconda sorpresa è un'ottava sopra. Cioè come se voi su un pianoforte suonaste un do, no? E poi il do successivo. E questa è una cosa interessante perché rende matematicamente descrivibile il rapporto che c'è invece fra due suoni che appartengono alla musica, cioè il rapporto fra i due suoni è quello che si chiama un rapporto armonico, cioè il rapporto per esempio di ottava, ma questo rapporto armonico dell'ottava musicale viene trasferito da Pitagora in un rapporto di 2-1 delle lunghezze delle corde, però potrebbe essere una coincidenza, no? E allora Pitagora fa altri esperimenti, divide una corda in tre parti questa volta, no? E si accorge che se si divide in tre parti, e beh, allora quello che si ottiene, no, è un rapporto, no, di 3-2, dove in realtà il suono non è più quello che c'era prima, no, però ancora un suono riconoscibile, ed è quello che in musica si chiama un rapporto di quinta, il rapporto che c'è fra un do e il sol successivo. No? Allora dice, ma che interessante questo fatto, perché il primo rapporto importante che avevamo trovato, l'ottava, era il rapporto fra i primi due numeri interi, 2-1. Il secondo rapporto che troviamo è un rapporto di quinta ed è il rapporto fra 3-2. Fa un altro esperimento, prende la corda, la divide in quattro parti questa volta, no? Rapporto di 4-3, no?
e si accorge che di nuovo è un rapporto che si riconosce ad orecchio, è un po' più piccolo, vedete che si diventa sempre più piccoli, no? Usando queste frazioni, no? È un rapporto che i musicisti chiamano rapporto di quarta, il rapporto che c'è fra un do e un fa successivo, no? E questo rapporto corrisponde al rapporto numerico 4 a 3. E Pitagora dice, beh, allora a questo punto, no, abbiamo capito che cosa succede. 2 a 1 sono i primi due numeri, ci danno l'ottava. 3 a 2 ci dà la quinta, 4 a 3 ci dà la quarta, ma la quinta e la quarta messe insieme fanno un'ottava. E se noi prendiamo 3 mezzi e 4 terzi e li moltiplichiamo fra di loro, i 3 scompaiono, il 4 e il 2 si semplificano, si ottiene di nuovo il rapporto di ottava, come deve essere. Sommare intervalli armonici significa moltiplicare i numeri corrispondenti. Dunque, diremmo oggi noi, no? Il rapporto è logaritmico e così via, no? Nasce tutta una teoria che è la cosiddetta teoria dell'armonia pitagorica ed è tutta basata sui numeri interi. Questo è uno dei motivi per cui Pitagora pensa che i numeri interi e i loro rapporti, ovviamente, di capire noi che siamo a 3 dimensioni. Cosa significa immaginarsi un oggetto a 4 dimensioni? Possiamo fare un passo indietro e cercare di capire che cosa significa per un essere a 2 dimensioni immaginarsi un oggetto a 3 dimensioni, no? Cioè salire di una dimensione. Se noi riusciamo a capire che cosa fa l'essere che è piatto, no? E che vive in un mondo piatto che lui chiamava Flatlandia per l'appunto, no? Mondo piatto, allora poi forse potremo intuire quello che dovremmo fare noi per capire una dimensione in più. E la sua idea è, cerchiamo di capire un concetto ovvio per noi, che viviamo nelle 3 dimensioni, che è quello della sfera. Noi la sfera la vediamo e la capiamo, no? La concepiamo attraverso i nostri sensi come un tutto unico, no? Ma se fossimo qualcuno che vive su un piano, come potremmo capirla quella sfera? E l'idea di questo romanzo, no, era, oggi tra l'altro ci sono almeno 3 versioni cinematografiche di questo romanzo, li potete trovare in rete, potete scaricarle su torrent, ma questo è meglio che non lo diciate o che lo cancelliate dal video, eccetera. Potete comprarlo sui DVD, no, eccetera. E l'idea è geniale, no? Perché lui dice, chi vive sul piano può vedere soltanto ciò che succede nel piano, no? Quello che succede al di fuori del piano è fuori dalla sua portata, dalla portata dei suoi sensi. Ma una sfera potrebbe passare attraverso il piano. Allora, fin quando non tocca il piano, chi vive sul piano non si accorge che c'è. Nel momento in cui la sfera tocca il piano, ed è la prima immagine a sinistra, lo tocca in un punto soltanto, no? E quindi chi vive sul piano percepisce qualche cosa che è ristretto ad un punto. Poi la sfera entra dentro il piano e quello che vede il piano è la sezione di questa sfera, che è un cerchio. Man mano che la sfera entra dentro, questo cerchio si allarga sempre di più, fino a quando arriva all'equatore, diciamo così, di questa sfera, dopodiché la sfera continua a passare e naturalmente il cerchio in questo caso si restringe, ridiventa un punto e scompare. Ora, cercate di capire cosa deve immaginarsi chi vive nel piano per vedere quello che, con la mente, quello che noi vediamo con i nostri sensi come una sfera. Lui vede un punto che si allarga ad un cerchio, sempre più grande, finché si ferma al cerchio, ridiventa piccolo, diventa un punto e scompare. Ora, certo che c'è una connessione fra queste due cose, ma anche noi avremmo una certa difficoltà a vedere un punto che si allarga, diventa un cerchio più grande, poi più piccolo e poi scompare, come una sfera. Dobbiamo immaginarcelo come le sezioni di questa sfera che viene tagliata piano piano. E allora l'idea di Abbott è, se noi che viviamo in uno spazio a 3 dimensioni, vogliamo immaginarci una sfera a 4 dimensioni, qualunque cosa quello succeda, dobbiamo fare un'analogia. Dobbiamo farlo in una dimensione in più. Invece di vedere le sezioni di una sfera su un piano, che sono appunto dei cerchi, noi vediamo, o dovremmo vedere, le sezioni di un'ipersfera dentro il nostro spazio, che sono delle sfere. E allora cosa vediamo? Non un punto che cresce diventando un cerchio sempre più grande, poi più piccolo e scompare, ma una sfera che cresce,
diventa una sfera sempre più grande, poi più piccola e scompare. Per esempio, qualcuno lo conosce, no? Un pallone gonfiato, no? Che cresce, poi ad un certo punto della sua carriera politica, whoop, no? Si sgonfia, no? E scompare. Quella è l'immagine, no? Di un'ipersfera, no? Nello spazio a quattro dimensioni, no? Che è passata nel nostro piano, nel nostro spazio, no? È diventato un pallone gonfiato, poi si è sgonfiato questo pallone, è diventato un punto ed è scomparso. Questo è un procedimento per analogia. Si sta cercando di immaginare qualcosa che non ha molto senso, perché per noi il mondo è quello, ha tre dimensioni, no? E però cercare di immaginare quali potrebbero essere le proprietà di questi oggetti nelle quattro dimensioni. Ci sono tanti modi però di farlo, questo è solo uno, cioè vedere le sezioni, no? Come tagliare un salame a fette, no? Semplicemente, no? E capire, no? Qual è il legame tra tutte le fette del salame o la forma del salame intero. Questo è un secondo modo, guardate la prima riga, no? Si prende una sfera, si fanno tutte le sezioni per l'appunto, no? E poi le si, come si può dire, come si fa con un mazzo di carte, no? Le si spalma sul piano, no? Si mettono tutte insieme. Ora quella là sulla destra in alto, no? Sarebbe la rappresentazione di una sfera che può capire un essere a due dimensioni, perché l'abbiamo tagliata a fette sottilissime. Poi abbiamo spalmato queste fette sottilissime, viene una specie di ovale, questa in realtà è solo una semisfera, no? Quindi la sfera intera sarebbe un ovale completo dall'altra parte, e questo è il modo in cui un essere bidimensionale potrebbe capire una sfera, attraverso tutte le sezioni messe insieme. Prima c'erano le sezioni che passavano attraverso il tempo, qui invece sono messe insieme, tutte esibite in un solo colpo. E per l'ipersfera dobbiamo fare una cosa analoga, quindi siamo sotto, questa volta abbiamo però delle sfere una dentro l'altra, dobbiamo aprirle, no? E otteniamo qualche cosa nello spazio a tre dimensioni, che però non è soltanto fatto di sezioni circolari, ma è fatto di tante sferette che diventano sempre più grandi, e questa è l'immagine mentale di un'ipersfera. Un altro modo, perché ovviamente nessuno di questi modi è completo, cerchiamo di capire le cose guardandolo da tanti punti di vista. Un altro modo è questo. Abbiamo per esempio la Terra, e come facciamo a immaginarci la Terra? Beh, guardiamo tutti i meridiani che la circondano, vedete che c'è il polo nord e il polo sud, di sopra e di sotto, no? Prendiamo tutti questi meridiani, e ciascuno di questi meridiani se lo può immaginare un essere che vive a due dimensioni. E dobbiamo cercare di capire, no, come si può immaginarsi invece un'ipersfera, no, in uno spazio in più. Questo è un po' più complicato, i matematici infatti l'hanno fatto, anche perché non tutto sempre funziona allo stesso modo. E questa è la rappresentazione dei meridiani di un'ipersfera, messi però nello spazio questa volta a tre dimensioni. Vedete come lentamente, no, si cerca di avvicinarsi da punti di vista differenti a un oggetto che è molto complicato da capire. Voi direte, ma questa ipersfera, noi cosa ce ne importa? Quando mai ne abbiamo vista una di ipersfera, no, nella nostra vita? La cosa interessante è che solo agli inizi del Novecento, perché prima queste cose non si facevano, qualcuno si accorse che in un grande poema della nostra letteratura, che è niente po' di meno che la Divina Commedia, la struttura del mondo dantesco è effettivamente fatta a ipersfera. Come mai? Cercate di ricordarvi com'è fatto. C'è ovviamente il mondo dantesco è un mondo tolemaico, no? Quindi al centro c'è la Terra, e poi ci sono queste sfere che crescono sempre di più, che sono il cielo della Luna, dei vari pianeti, poi si arriva alle stelle fisse, no? Sono uno dentro l'altro, credo che siano nove in tutto, no? E sono, notate, sfere concentriche, si parte dalla Terra, no? Sempre più grande, no? E così via. E uno pensa che quello sia tutto il mondo, no? Ma quando Dante trova Beatrice, Beatrice lo porta, no, ai confini dell'Empireo e gli fa guardare che cosa succede dall'altra parte del mondo, no? Non soltanto nel mondo fisico, ma dall'altra parte, e lui si accorge che dall'altra parte il mondo è fatto esattamente nello stesso modo. C'è una grande sfera e poi ne contiene un'altra, 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 sempre più piccole, e al fondo c'è qualche cosa che corrisponde alla Terra. Ma stranamente, quello che corrisponde alla Terra, gli dice Beatrice, quello è Dio, perché il punto luminoso, no, che contiene tutti, anche se in realtà, no, viene contenuto da tutti. No?
E allora che cos'è questa? È una rappresentazione di un mondo in cui c'è una serie di sfere concentriche da una parte, dall'altra parte una serie di sfere concentriche e che sono messe insieme in qualche modo. Ma vi ricordate di aver già visto qualcosa del genere nella vostra vita? Certo, perché per esempio quando guardate i vecchi atlanti che rappresentavano la Terra attraverso semplicemente, per esempio, no, la successione di paralleli, che cosa ci avevate? Due cerchi messi vicini. Questi cerchi contenevano cerchi sempre più piccoli perché andavano verso il polo nord e il polo sud. E attenzione, perché questi due cerchi erano fatti in maniera un po' confusa, perché in realtà il loro bordo era lo stesso, il loro bordo era in tutti e due i casi l'equatore, no? E noi però siamo sempre riusciti a immaginarci la Terra usando queste mappe fatte di cerchi concentrici. E allora nello stesso modo probabilmente Dante si è immaginato un iperuniverso fatto questa volta di sfere concentriche una dentro l'altra, no? Che hanno le stesse, avevano le stesse proprietà di quello che succedeva con le mappe terrestri. Questo è il modo in cui i geometri degli inizi del Novecento incominciano a pensare agli spazi a quattro dimensioni, hanno abbandonato le limitazioni, i confini delle tre dimensioni e incominciano a pensare a un mondo che ne ha una di più. Tra l'altro poi arriverà Einstein, no? Einstein dirà che in fondo, no, l'universo è fatto così, una di queste dimensioni è il tempo, ma dal punto di vista geometrico l'universo è un oggetto a quattro dimensioni geometriche, no? Quindi serve anche per questo. Però la sfera è l'oggetto più semplice che si possa immaginare dal punto di vista geometrico. Come si possono immaginare altri solidi fatti a quattro dimensioni? Per esempio un cubo. Come è fatto un cubo? Ah, notate che un cubo a noi sembra una cosa normale perché siamo esseri tridimensionali, ma se fossimo esseri a due dimensioni, come ce lo potremmo immaginare un cubo? Beh, ci sono tanti modi di immaginarselo. Uno di nuovo è quello di prima, no? Di farlo passare attraverso il piano. Ma un altro sarebbe quello di prendere il cubo, di aprirlo, no? E poi di spiaccicarlo sul piano. Cosa succede quando si apre un cubo? Si toglie la faccia superiore, poi si aprono le due facce a lato, rimane la faccia inferiore e ancora un'altra. Viene fuori una croce che è fatta di sei quadrati. E allora, spiaccicando un cubo, aprendolo, no, e mettendolo sul piano, si ottiene una croce che è fatta di sei quadrati. Ma attenzione, perché i quadrati a loro volta, certo, il piano li può vedere molto bene, no? Sono esseri che vivono nel piano, ma a loro volta loro sono fatti di segmenti, hanno quattro lati. E se uno vivesse su una retta invece che su un piano, potrebbe vedere solo questi lati. E allora si passa da i segmenti, quattro segmenti, sei facce di un cubo. Come si arriverà a arrivare a un ipercubo? E beh, quattro segmenti fanno un quadrato, sei quadrati fanno un cubo, otto cubi dovranno fare un ipercubo. Ma messi insieme come? E beh, messi insieme esattamente come sei quadrati si chiudono nello spazio a tre dimensioni e diventano un cubo. Non è facile immaginarselo, ma questo è un modo in cui i matematici si immaginano un ipercubo. Se voi li contate, no, queste sono ovviamente rappresentazioni prospettiche, ci sono otto cubi qua. Non so se tutti li vedete, no, perché ci sono due cubi rossi, uno dentro e uno fuori, che sono sulla sinistra e sulla destra. Poi ci sono quattro cubi intorno alle facce del cubo di qui e altri due, uno sopra e uno sotto. Quindi otto cubi messi insieme e incollati come? E nello spazio a quattro dimensioni. Noi riusciamo a capire come piegare le cose a due dimensioni nello spazio a tre, come capire, come piegare le cose che stanno nello spazio a tre dimensioni in uno spazio a quattro è una cosa più complicata. È più semplice immaginarsi l'analogo della croce. Ma come si fa? La croce era fatta di otto quadrati messi a croce, dobbiamo mettere otto cubi a croce. Ed eccoli qua, questa è una croce ipercubica, e attenzione perché un artista come Dalì, per esempio, che era un surrealista ma che era uno che amava anche molto la matematica, in realtà
ha rappresentato Gesù Cristo appeso, no, a una croce come questa, no, e l'ha chiamato Cristo ipercubico. Quindi già nel titolo ha usato queste nozioni matematiche, e questo Cristo, se voi lo vedete, galleggia di fronte a questa croce, perché se fosse su un piano ci può stare attaccato, non credo comodamente, ma comunque, no, attaccato, spiaccicato sul piano. Ma se è nello spazio a tre dimensioni, dove si appoggia? Notate che tutte queste facce, tutti questi cubi, sono tutti esterni, esattamente come nel cubo tutti i quadrati sono esterni, no? Quindi sono esterni non soltanto quelli che vedete, ma anche quello che sta al centro, là dentro, così come erano tutti esterni questi qui. È una cosa molto complessa ovviamente da immaginare, ma a forza di pensare a queste analogie, effettivamente si riesce ad arrivare, no, a sviluppare un'intuizione quadridimensionale, e molti che lavorano nella geometria riescono a farlo non solo in quattro dimensioni, ma anche in dimensioni superiori. Vi faccio vedere, solo così per curiosità, come si potrebbe fare un iperdodecaedro, no? Il dodecaedro è un oggetto abbastanza complicato, no? È fatto di 12 facce pentagonali messe insieme, no? E allora, così come si passava dal quadrato al cubo mettendo insieme dei quadrati, e poi dal cubo all'ipercubo mettendo insieme dei cubi, nell'iperdodecaedro si passa dai pentagoni al dodecaedro mettendo insieme dei pentagoni. Lei è diventato un uomo nel frattempo? Ah, questo è interessante, questo sì che è una cosa, no? E, no, si passa dai pentagoni ai dodecaedri mettendoli insieme, e poi bisognerà mettere insieme dei dodecaedri per passare all'iperdodecaedro. Allora vediamo come, eccolo qua, vi faccio vedere questa costruzione, che secondo me è una costruzione meravigliosa, ma queste cose sono come le mogli per ciascuno dei mariti, no? Dice, I love my wife because she's mine, no? L'unico motivo, no, è quello lì, no? I matematici godono di queste cose. Allora, vogliamo costruire un iperdodecaedro. Non vi dico come si fa a calcolare il numero di facce, ma vi dico quante sono le facce che dobbiamo mettere insieme. Sono 120. Dobbiamo mettere insieme 120 dodecaedri che staranno tutti fuori, ma ovviamente fuori nello spazio a quattro dimensioni. Noi li dovremo vedere in qualche modo ingarbugliati l'uno sull'altro. Si parte anzitutto da un dodecaedro in alto a sinistra, e se ne incollano 10 a fare questa specie di treccia. Notate che questa è una treccia che gira un pochettino su se stessa, perché si stanno incollando cose su dei pentagoni, no? E naturalmente, no, questo fa sì che, poiché quando prendete un dodecaedro, il pentagono di sopra e il pentagono di sotto non sono paralleli, ma sono invertiti di 180 gradi, ogni volta, no, questi dodecaedri vengono girati di 180 gradi. Se ne mettono 10 tutti insieme, e questi formano una specie di animella, no, di centro, di nucleo, di quello che sarà il nostro iperdodecaedro. Poi dobbiamo mettere insieme parecchie di queste trecce. Ne mettiamo una seconda, per esempio quella rossa, ma se le incolliamo in questo modo, proprio perché le facce sono fatte così, vedete che questa gira intorno, no, come se fosse un'elica all'anima che sta dentro. Ne mettiamo 6, o meglio 5, no? Intorno a queste qui, come mai 5? Perché si sta parlando di pentagoni per l'appunto, e si ottiene finalmente una treccia che ha un nucleo con 10 dodecaedri, poi 5 altre trecce avvoltolate così, no? E ne abbiamo 60 per ora, no? E adesso che ce ne facciamo di questa treccia? Beh, anzitutto, così come quando facevamo un cubo lo chiudevamo su se stesso, anche qui dobbiamo chiudere la treccia su se stessa, quindi la pieghiamo, e poi la incolliamo, ecco qua, otteniamo una specie di donut, no, di ciambella, in cui ci sono queste specie di eliche che girano in questo modo, ma questo è solo metà, è come se facessimo il dodecaedro prendendo 6 pentagoni, e poi ne abbiamo altri 6 qui, e dobbiamo incollarli ancora insieme. Solo che queste, quando le incolliamo nello spazio a tre dimensioni, possiamo fare così, ma nello spazio a quattro dimensioni dobbiamo infilarli uno dentro l'altro. E quindi cosa succede? Succede che si ricomincia da capo con, vedete, no, un'altra delle trecce di 10 dodecaedri grigi, si mettono insieme tutti questi uno per volta, ed eccolo qua. Questo è un modo di rappresentare l'iperdodecaedro con 120 facce dodecaedriche
tutte esterne, no? Questo è il riassunto di tutta questa bella costruzione. E questo si può fare per gli altri solidi regolari, il tetraedro per esempio, l'ottaedro, no? E così via. No? C'è tutta una geometria che si può fare a quattro dimensioni e la cosa interessante è che nelle quattro dimensioni appaiono dei solidi che non sono l'analogo, ce ne sono sei di solidi regolari, solo cinque sono l'analoghi di quelli che c'erano nello spazio a tre dimensioni e poi ce n'è uno nuovo che non c'era prima, quindi succedono delle cose nuove che dobbiamo immaginarci con la testa e poi si va avanti nelle cinque dimensioni, nelle sei dimensioni, eccetera. Voi direte, ma ci avete proprio tempo da perdere? A parte che è la verità, ma comunque no? Qualcuno avrà sentito parlare della teoria delle stringhe e la teoria delle stringhe, che è quel tentativo di mettere insieme la relatività da una parte generale e dall'altra parte la meccanica quantistica, è una teoria che di dimensione ne usa 11. Quindi queste sono proprio le cose basilari, se vogliamo capire come sarà la fisica del futuro, queste cose dovremo prima o poi masticarle parecchio. Ma questo è solo uno dei modi in cui la matematica ha superato i confini, diciamo così, le ristrettezze della sua intuizione nel Novecento. Brevemente, perché qui potrei andare avanti naturalmente molto a lungo, no? Uno dei modi in cui l'ha fatto è stato usando la topologia. Qual è la restrizione che in questo caso cade? La restrizione è che di solito quando noi parliamo di solidi, parliamo di qualcosa che, come dice la parola, è solido, no? È lì, fermo, no? E non muove, no? Non si muta. Ma nella topologia quello che ci interessa sono solo le forme, non ci interessa tanto il fatto che siano anche che non si muovano e che non si possano in qualche modo manipolare come se fossero di gomma. Quindi si comincia a studiare agli inizi del Novecento, fino all'Ottocento, una geometria che è fatta di oggetti di gomma. E per esempio una delle cose che si usano, beh, per esempio vi faccio vedere un esempio qua, no? Di costruzioni. Questo è un oggetto che abbiamo già visto, no? Una specie di salvagente, una ciambella. Come si costruisce una ciambella di quel genere? Molto semplice, si parte da un esagono. Quando volete fare un cilindro, come fate con un cilindro? Prendete per esempio un quadrato e incollate due lati opposti uno con l'altro, no? E una volta che avete un cilindro cosa potete fare? Potete incollare gli altri due lati e ottenete una ciambella. Questo potete farlo con un quadrato, se volete fare le cose in una maniera un po' più complicata lo fate con un esagono e ottenete di nuovo la stessa ciambella. Ma se invece di incollare questi lati in questo modo, prima di incollarli li fate girare, cosa succede quando lo fate con una strisciolina? Prendete una strisciolina e se invece di incollare questa strisciolina voi prima fate un mezzo giro, ottenete una strana forma che è quella che si chiama la striscia di Möbius. Qualcuno di voi l'avrà sentita nominare, avrete visto quadri di Escher che usano questa striscia di Möbius per farci passare dentro e fuori le formiche, no? E così via. E se voi usate questa roba con l'esagono e ogni volta fate fare un mezzo giro, ottenete una strana figura come quella che vedete lì sotto, che è una delle figure fondamentali della topologia, che non vi sto a spiegare, no, cosa servono e come si ottengono, ma cominciate a vedere che potete giocare con la carta e cercare di immaginarvi nella testa che cosa succede quando prendete dei poligoni e individuate, identificate lati diversi. Voi direte, ma questo nella nostra vita l'abbiamo mai visto? Certo che l'avete visto. Se voi per esempio giocate dei videogiochi e poiché il vostro schermo è finito, no? Ovviamente nessuno ha nemmeno, credo, Bill Gates, no? Uno schermo infinito su cui giocare. Quando, per esempio, supponete di far muovere qualche oggetto sul vostro schermo, quando questo oggetto arriva alla fine dello schermo, che cosa succede? Beh, dipende da come il programma è stato immaginato, ma spesso questo programma lo fa semplicemente continuare dall'altra parte. Cioè è come se avesse incollato i due lati del vostro schermo e quello che esce di qui rientra di qui. Ma non è che rientri, è che queste due cose sono proprio immaginate come se fossero incollate fra di loro. E così via, se usate, vedete, un ottagono e incollate questi lati, invece di avere un buco solo, ne avete due. Potete giocare su queste cose, ne vengono fuori tantissime. Ma la cosa più interessante è che questa teoria, la topologia, ha portato ad un certo punto in maniera naturale a studiare, vedete, qui ci sono delle cose di gomma, e l'unica cosa che interessa è come sono disposte, non la figura che c'è. E l'idea è, prendiamo queste cose di gomma,
sono tutte in, diciamo così, annodate fra di loro. È possibile snodarle, senza tagliarle ovviamente, no? Senza fare dei trucchi, no? È possibile snodarle? Per quale motivo vogliamo immaginarci una cosa del genere? Beh, ieri parlava appunto Boncinelli, no? Sembrano cose lontanissime quelle di cui parlava lui da quelle di cui parlo io oggi. Ma voi sapete che dentro le vostre cellule, in ciascuna delle vostre cellule, c'è il filamento del DNA. Ora, come è fatto questo DNA? Beh, è fatto da doppia elica, no? Che come sapete quando si riproduce, no? Si apre, no? E questa doppia elica è una cosa difficile da immaginarla, ma se voi immaginate il nucleo, no? Della vostra cellula dove sta il DNA, grande come un pallone da calcio, allora dentro questo pallone da calcio ci deve rimanere dentro un filo che è lungo 120 chilometri, messo lì dentro. E voi volete aprire questo filo, no? Avete mai provato a prendere una corda che è fatta soltanto di tre fili, no? E a tirare questi tre fili cercando di aprirla? Dopo pochi centimetri questa corda comincia a fare dei nodi, no? Come fa una cellula a dividere il proprio DNA? La teoria dei nodi studia appunto queste cose, cerca di vedere le immagini di oggetti annodati e di capire a che cosa si riducono una volta che cercate di snodarli. Per esempio questo è un meraviglioso esempio, no? Secondo voi che cosa succede se voi togliete gli annodamenti da questo quadro? Il titolo di questo quadro ve lo dice, no? Perché è stato fatto da un artista matematico, no? Si chiama Unknot. Questo è semplicemente una corda circolare. Se voi la guardate però, quando è così, no? Sembra un enorme pasticcio. Ma cercando di vedere pezzo per pezzo, no, che cosa succede, effettivamente vi accorgete che sì, è una corda che è stata in qualche modo sovrapposta di qua e di là, ma potete semplicemente aprirla in modo da farla diventare un cerchio. In altre parole, questo non è un nodo, è semplicemente qualcosa, no, che sembra un nodo. E allora riuscire a capire da una proiezione su due dimensioni se una corda nello spazio a tre dimensioni è annodata oppure no è una cosa fondamentale appunto, no, in cose come la biologia, no, e così via. E questa è un'altra delle dimensioni in cui la matematica è partita. Ce ne sono altre, adesso è inutile che vada avanti perché le cose poi la serata diventa lunga altrimenti, ma almeno il nome di queste robe ve le voglio dire, no? Perché i frattali li avrete visti tutti, no? Sono curve che hanno radicalmente modificato la nozione di geometria. In che modo? Beh, abbiamo parlato agli inizi di numeri frazionari, no? E avevamo detto che numeri frazionari sono gli unici che esistono, no? Però questo era vero per i numeri, no? Ma nella geometria abbiamo sempre immaginato che ci fossero una, due, tre, adesso abbiamo addirittura capito che ci sono quattro, a volte cinque, eccetera, dimensioni. Ma cosa significa, per esempio, che le dimensioni non sono una, due, tre, ma sono magari 1,31? Cioè, cosa vuol dire avere un oggetto che ha come dimensione qualche cosa di frazionario? E questo è quello che la geometria frattale ha introdotto, cioè ha superato un'altra barriera della dimensione, ma non nel senso di aggiungere nuove dimensioni, ma di introdurre delle dimensioni che sembravano impossibili perché sono frazionarie, no? Qualche cosa, un oggetto che ha una dimensione 1,2, no? Per esempio, e così via. Qui ve ne faccio vedere uno, no? Molto semplice. Come si ottengono queste cose? Si parte per esempio da un esagono, come quello che vedete sulla sinistra, e sostituita ai lati di quell'esagono una spezzata fatta di tre pezzi rossi, no? Ottenete qualche cosa che, come vedete, è fatta di 7 esagonini più piccoli, no? Su ciascuno di quelli potete ripetere la stessa cosa e ottenete una figura che è fatta come quella al centro. E qui ce ne sono molti di più di esagoni, no? Naturalmente, perché ciascuno di quei 7 è diventato altri 7, no? E così via. E poi continuate a farla, no? E vedete che si sta creando una curva, no? Che ha un sacco di, cioè, che ha un sacco di giri, no? Così. E questo è tipico proprio di quello che succede nei frattali, si riesce a distinguere le curve in base al numero di giri e naturalmente da quello che succede al limite. Ora, la cosa straordinaria, questo si chiama la curva di Gosper, e la cosa interessante è che quando voi prendete queste piastrelle, queste cose di questo genere, vi accorgete che potete incollarle una all'altra, potete ottenere delle piastrelle, non so se qualcuno poi le vorrà usare nella propria casa, no? Beh, invece di queste piastrelle così banali, no? Fatte quadrate o fatte esagonali, no? E i frattali ovviamente sono diventati
qualche cosa di estremamente ubiquo nella matematica moderna. Guardate cosa si può fare, per esempio, con le curve di... Questo è il cosiddetto fiocco di neve. Non so se vedete come è fatto, no, ma si può immaginare, no? Si parte da una stella di David, cioè dall'incrocio di due triangoli, uno messo in giù e l'altro messo in su, poi si tolgono tutte le punte e si risostituiscono, no, di nuovo cose di questo genere e si ottengono, no, figure di questo genere. Notate, qui lo spazio è composto da due piastrelle fatte dello stesso tipo, però una più grande e una più piccola, e si può andare avanti all'infinito, no, e così via. Insomma, la matematica sembra, no, aver superato confini di ogni genere, ma sempre, attenzione, riportandosi a ciò che conosce. Cioè, nel caso dei numeri, al caso dei numeri interi, no, nel caso delle geometrie, cercando di capire in base ai concetti precedenti quelli che sono i concetti introdotti. L'ultimo esempio, velocissimo, che vi faccio, è qualcosa che pochissimi probabilmente avranno sentito nominare, ma che in realtà ha un numero enorme di applicazioni nel campo dell'informatica, per esempio. Teoria del codice, ad esempio, correzione di errori, eccetera. Sono geometrie in cui invece di aggiungere dimensioni, invece di che sia nel numero che nel fatto di usare delle dimensioni frazionarie, si cerca di avere gli spazi più semplici possibili, cioè di usare un numero finito di punti. Sembra contrario all'idea stessa di geometria, in cui invece, no, c'è la continuità, non ci sono buchi da nessuna parte, eccetera. Questo, per esempio, che vedete sulla sinistra, no, è uno spazio a quattro dimensioni. Uno spazio che si può immaginare, no, in tre modi diversi, come vedete qui, e lo spazio più semplice possibile è uno spazio in cui gli assiomi della geometria euclidea sono tutti soddisfatti. E sembrerebbe strano, no, perché uno dice, ma com'è possibile, vedete, no? Abbiamo due punti, poi abbiamo un punto fuori della retta che passa per quei due punti e c'è un'unica parallela che passa per quel punto parallela alla retta data. Si possono fare degli esempi come questo, in cui c'è il famoso pentagono con le sue diagonali, cioè quello che aveva dato agli inizi, no, un esempio di numero irrazionale. Questo invece è un esempio di una geometria non euclidea, perché avete qui una retta, quella in blu a sinistra, per esempio, avete un punto fuori di essa, quello in alto a sinistra, e vedete che ci sono due rette parallele alla retta data che passano per quel punto. Come mai? Beh, perché retta parallela vuol solo dire retta che non incontra quella data. Ora, nel caso della geometria infinita, e beh, ovviamente, no, parallela vuol dire qualcosa di più. Ma quando la geometria è finita, non incontrarsi può anche essere vero quando le rette sono sghembe in questo modo. Là avete un altro esempio di due parallele che passano per uno stesso punto e sono tutte e due parallele alla retta blu, perché non la incontrano. Anche qui si possono fare cose a tre dimensioni. Questo è il più piccolo spazio che si conosca a tre dimensioni, che soddisfi l'esempio della geometria proiettiva. È stato trovato tra l'altro da un italiano che si chiama Fano, lo vedete là. E man mano, no, vedete, le cose cominciano a diventare sempre più complicate, no? Guardate queste cose. Eppure quando si lavora nel finito, si è proprio nel campo dell'informatica, e l'informatica ovviamente dell'infinito non sa che farsene, vuole usare non solo numeri interi, ma anche geometrie intere, perché vuole usare per esempio messaggi finiti. Questi messaggi finiti si codificano appunto su immagini o su figure che stanno in spazi a dimensioni finite con un numero finito di punti e così via. Non so se sono riuscito a farvi vedere come la matematica ha i suoi piedi saldamente basati e fissati per terra, e però cerca sempre di sfuggire da tutte le parti, inventandosi cose che spesso appaiono come metafisiche, come superstizioni, no, come sovrastrutture, ma che sempre quando vengono introdotte si possono in realtà ridurre alla struttura, che è esattamente quello che avevo detto agli inizi. Non si era capito nulla, non so se dopo un'ora e mezza o due, no, si è capito qualche cosa di più. Grazie, e se avete delle domande posso cercare di capire. Quarti d'ora che tardo sulla tabella di marcia. Questa è una comunicazione da mandare alla fine della conferenza. Sì. Bene, sono curioso di vedere chi farà delle domande.
chi oserà fare delle domande. C'è un volevo micro... chiederle. Ciao. Lei una sì. No, chi volevo farle una domanda. Deve alzarsi perché non lo vediamo da qui. Okay. Chi è che sta parlando? Ciao, sono Roberto, volevo farle. Eccolo lì, prego. Eccomi. Sì, lei ha parlato appunto tra mondo reale e mondo immaginario, quindi ha parlato sia, ha cominciato con Pitagora, con i numeri interi, quindi ha immaginato quindi i punti isolati e poi gli irrazionali, quindi già comincia ad andare oltre l'armonia, no? E sembra che tipo da dire che oltre i confini dell'imperfezione esiste un'idea di verità. Quindi ha parlato degli immaginari, della parte reale e della parte immaginaria. Sembra che appunto sia la parte immaginaria dissociata dal mondo reale. Ecco, per esempio, Pitagora, che con i numeri ha associato il mondo reale, così il numero 4 alla giustizia, il numero 5 al matrimonio, perché per lui il numero 1 era parimpari. Ecco, mi chiedo come definirebbe, per esempio, se noi diciamo che il mondo immaginario, quindi il mondo del pensiero, sia lontano dal mondo reale. Io non credo che sia così dissociato. E le faccio un esempio. Come definirebbe Pitagora oggi l'infinito, il numero infinito? Noi possiamo immaginarlo, non possiamo misurarlo. Diciamo che non esiste nel mondo reale. Io le faccio un esempio. La domanda deve essere breve, perché sì, poi serve anche un concerto. Dovevo fare un'introduzione. Brevissimo, per piacere. Ecco, finisco. L'amore, per esempio... è un brivido infinito che dura nel tempo, quindi esiste nel mondo reale. Permettono di descrivere tutta la realtà che c'è attorno a noi, la musica da una parte, ma anche probabilmente i rapporti fisici, perché quelli erano rapporti fra le lunghezze delle corde o fra i pesi dei martelli che battono sulle incudine e così via. E il credo pitagorico, no, vedete, si parla in termini anche qui, no, religiosi, teologici, il credo pitagorico è quello: tutto è numero intero. Oppure, se volete usare i rapporti, tutto è numero razionale. Poi lasciate cadere il numero, viene fuori un motto, no, che dice tutto è razionale, e questo è il motto del razionalismo, no? Cioè Pitagora è il primo che introduce questo motto e dice: noi possiamo descrivere razionalmente la natura da una parte e l'arte dall'altra, non solo la musica, ma tutte le musiche, perché ricordatevi che musiche per i greci non era soltanto la musica come la intendiamo noi, l'armonia, no? Quella che udiamo con le orecchie, ma era tutto ciò che le muse proteggevano, quindi tutte le arti. Quindi tutto è razionale. Ma razionale non significa quello che noi oggi intendiamo con razionale, bensì significava semplicemente tutto è rapportabile ad un'unità di misura con misurazioni che usano numeri interi, cioè quelli che si usano, che noi chiameremmo i numeri razionali, che significa solo frazionari. La matematica vive felicemente in questo suo mondo di numeri interi e di loro rapporti, in questo suo mondo razionale, fino a quando un pitagorico, degenere naturalmente, forse il Paso di Metaponto, scopre che sì, sarà anche vero che alcuni di questi rapporti che Pitagora ha indagato si possono descrivere attraverso rapporti di numeri interi. Ma ci sono rapporti di grandezze che pur appartengono al mondo che ci circonda e soprattutto a loro interessava il mondo della matematica, che invece non si possono descrivere in questo modo. Il tipico rapporto che non si può descrivere in questo modo è prendere un quadrato, fare la diagonale e cercare di misurare la lunghezza del lato e la lunghezza della diagonale con una stessa unità di misura. E quello che i pitagorici scoprono, o meglio questo Ippaso di Metaponto scopre, è una prima forma di quello che poi i fisici 2000 anni dopo, no? Anzi 2500 anni dopo, chiameranno il principio di indeterminazione. Se voi prendete un'unità di misura che sta un numero intero di volte dentro il lato del quadrato,
E allora quell'unità di misura non starà un numero intero di volte nella diagonale. Se volete fare il contrario, se prendete un'unità di misura che sta un numero intero di volte dentro la diagonale, allora quell'unità di misura non starà un numero di volte intero nel lato. Cioè, in altre parole, il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato non è esprimibile attraverso un numero razionale. E i greci all'epoca da questo sono sconvolti, dice: ma come, pensavamo che il mondo fosse così bello, no? Così facile da descrivere, solo numeri interi e i loro rapporti, e ci accorgiamo che in casa nostra, nella geometria, ci sono rapporti molto semplici, diagonale e lato del quadrato, ma poi una volta scopertone uno se ne scoprono tanto. Per esempio, fate un pentagono regolare, fate le diagonali di questo pentagono, prendete il rapporto fra la diagonale e il lato del pentagono, altro numero irrazionale, diverso dal precedente. Ahi, mi è scappata la parola, naturalmente, perché sono anch'io, no? Ovviamente preda, no, di queste superstizioni, ho detto numero irrazionale. Cosa significa numero irrazionale? Cioè, i greci non avrebbero mai parlato in questo modo e soprattutto, no, non avrebbero nemmeno fatto finta di parlare in questo modo. Perché quello che i greci fecero dopo questa scoperta tremenda, no, che fece cadere praticamente il credo della filosofia pitagorica, filosofia della matematica pitagorica, fu di dire: bene, se i numeri ci danno dei problemi, noi li mettiamo da parte e usiamo soltanto la geometria. In fondo, no, i quadrati, i pentagoni, che sono gli esempi che vi ho fatto di grandezze che non si possono descrivere attraverso numeri razionali, appartengono alla geometria. Facciamo tutto attraverso la geometria. Arriva Euclide, che tutti voi conoscete, scrive la sua grande opera, il suo capolavoro, Gli elementi di matematica, e in questi elementi c'è soltanto la geometria. Voi direte: ma i numeri non servono anche per andare al mercato, per contare, eccetera. Sì, ma tutto viene questa volta tradotto in termini geometrici. Come? Beh, la storia sarebbe lunga, no? Però ovviamente, no, i termini geometrici, i numeri come si fanno? Si prende una linea, no? Una retta, si prende un'unità di misura e il numero 1 è semplicemente il punto che si ottiene usando quell'unità di misura una volta, numero 2 facendolo due volte, no? E così via, cioè si segnano sulla retta geometrica dei punti, no? Per l'appunto, che indicano il numero di volte che l'unità di misura sta lì dentro. Come si fa a fare le operazioni numeriche in maniera geometrica? La cosa è un po' contorta, naturalmente, sarebbe più facile farla in maniera numerica, ma i numeri ci hanno dato problemi, no? Ci hanno tradito in qualche modo, hanno tradito la nostra fiducia. E allora i greci decidono di tradurre le operazioni aritmetiche in geometria. Come si fa a moltiplicare due numeri? Si prende un segmento, per esempio, come si fa a fare 3 per 2? Si prende un segmento di lunghezza 3, cioè un'unità di misura che ci sta tre volte, poi si prende un altro segmento perpendicolare di lunghezza 2, si crea un rettangolo e si calcola l'area del rettangolo. Il prodotto di due numeri è l'area di una figura che ha due lati misurati da quei due numeri. È una cosa un po' strana, naturalmente, no? La somma è ancora più facile, si prendono i due numeri, si mettono due segmenti che corrispondono a quei due numeri con quelle lunghezze, no? Uno dietro l'altro. Quindi tutto diventa geometrico. Naturalmente la cosa ha dei problemi, perché se vogliamo fare il prodotto di tre numeri, non c'è problema, prendiamo una lunghezza, una ampiezza e un'altezza, otteniamo questa volta un parallelepipedo, e facciamo il volume di quel parallelepipedo, quindi il prodotto di tre numeri, no, è il volume di una figura geometrica. E voi capite subito dov'è il problema. Se vogliamo fare il prodotto di quattro numeri, e la natura è fatta di tre dimensioni, no, quello non si può fare, no? Quindi ci sono dei problemi a tradurre l'aritmetica nella geometria, però c'è stata la crisi dei fondamenti, no, e quindi non si può fare altro. Ma già gli antichi greci avevano capito che in fondo si potrebbero immaginare dei numeri che non sono appunto razionali, no? Ed è questo che prima mi è scappato, diciamo così, dalla bocca, no? Dei numeri irrazionali. Notate la parola, no? Che al giorno d'oggi, no, significa appunto qualche cosa che non è ragionevole immaginare che ci sia, no? Va contro la ragione, anche se per loro era semplicemente l'uso della parola razionale o irrazionale legato alla ratio, cioè al rapporto, no? Quindi i numeri irrazionali sarebbero numeri che non si possono descrivere attraverso
delle frazioni. La radice di 2, che corrisponde nel nostro linguaggio alla diagonale di un quadrato di lato 1, no? Grazie al teorema di Pitagora, beh, la radice di 2 sarebbe un esempio, per l'appunto, no? Di numero irrazionale. Però cosa vuol dire numero irrazionale? La radice di 2 dovrebbe essere un numero, e per i pitagorici gli unici numeri che ci sono i numeri razionali, le frazioni, un numero che è elevato al quadrato da 2. Ora, la dimostrazione, no, che la diagonale e il lato del quadrato sono incommensurabili dimostra proprio che non c'è un numero razionale che è elevato al quadrato da 2. E allora come la mettiamo? Da una parte sembra che ci siano, perché la diagonale c'è e se la riportiamo su una retta quello corrisponderebbe alla radice di 2. Ma dall'altra parte non corrisponde a niente di razionale. E allora già Eudosso, ma soltanto nel 1800, quindi 2500 quasi anni dopo, un signore di nome Dedekind decise di definire i numeri irrazionali, attenzione, definire i numeri irrazionali, guardando quale sarebbe il loro effetto sui numeri razionali, cioè decostruire questi numeri che non esistono, appunto, no, perché stanno fuori di ciò che noi possiamo capire, cioè gli interi e i loro rapporti, decostruirli in modo da guardare i loro effetti. Visto che abbiamo parlato prima, no, di questioni vagamente teologiche, questo è esattamente quello che la Chiesa fa. Quando definisce i sacramenti, qualcuno se lo ricorderà dal catechismo, no? Dice: i sacramenti sono dei segni visibili di una grazia invisibile. Quello che i matematici fanno in questo esempio, che fanno anche negli altri due che vi farò vedere, è esattamente questo. A noi quello che interessa sono i segni visibili, sono le uniche cose che ci sono. La Chiesa suppone che la grazia ci sia, invisibile. Noi diciamo che invece non c'è, ma guardiamo a quali sarebbero i segni di queste cose invisibili che vengono lasciati sulle cose che noi conosciamo. Ora, quali sono i segni? Beh, prendiamo un numero qualunque razionale, lo eleviamo al quadrato, ci sono solo due casi. Non può essere uguale a 2, questo per la dimostrazione di incommensurabilità della diagonale del lato del quadrato. Se non può essere uguale a 2, sarà o maggiore o minore. E allora cosa succede? Tutti i numeri razionali vengono divisi in due grandi famiglie. Ci sono i numeri razionali il cui quadrato è minore di 2 e i numeri razionali il cui quadrato è maggiore di 2. Stanno ovviamente, no, tutti da una parte quelli il cui quadrato è minore di 2 e tutti dall'altra parte quelli il cui quadrato è maggiore di 2. Cosa c'è in mezzo? Niente, ovviamente. Ma se ci fosse, sarebbe quello che noi chiameremmo la radice quadrata di 2. La radice quadrata di 2 si può pensare come una separazione, la grazia, no? Invisibile, che separa i numeri razionali in due famiglie, quelli col quadrato minore di 2 e quelli col quadrato maggiore di 2. I numeri razionali quindi sono questo. Si guarda i loro effetti, si usano soltanto i numeri razionali, li si divide in famiglie. E a volte queste famiglie sono divise, per esempio se voi prendete le famiglie che sono minori di 2 o maggiori o uguali a 2, sono divise dal numero 2. Ma se invece di guardare i numeri razionali che sono minori o maggiori di 2, guardate a quelli il cui quadrato è maggiore o minore di 2, non c'è niente che li divide e noi diciamo quelli sono i numeri irrazionali. E questo è stato uno dei passi fondamentali della storia della matematica, introdurre delle grandezze che sono diverse da quelle che noi capiamo e che possiamo utilizzare intuitivamente, cioè gli interi e i loro rapporti, e introdurre queste grandezze di tipo irrazionale. Ora questo naturalmente oggi viene insegnato nelle scuole, nessuno ci dice che i numeri irrazionali non esistono, che sono solo un modo di parlare, dei nomi che vengono dati a effetti che produrrebbero se ci fossero sui numeri razionali. Perché? Perché è molto più contorto quello che vi ho appena detto, no? È una decostruzione, no, che evita di introdurre enti metafisici. Ora la cosa interessante è che, e Boncinelli ieri se ne lamentava, no? È che in realtà sembra che gli uomini abbiano una tensione, una pulsione, una tendenza a introdurre enti metafisici dovunque sia possibile.
C'è da pensare se questo non sia un qualche cosa che ci dà un vantaggio evolutivo, visto che effettivamente non è qualche cosa che è così radicato in noi. Va benissimo, avremo un vantaggio che io non so quale sia, no? A introdurre gli enti metafisici, ma dobbiamo tenere i piedi in terra, dobbiamo cercare di decostruire queste cose. Abbiamo decostruito per ora soltanto uno di questi enti che hanno rivoluzionato la matematica antica, che è il numero irrazionale. Passano secoli, passano millenni, e ad un certo punto gli uomini introducono, notate questi nomi che continuano a intervenire nella storia della matematica, introducono dei altri numeri, perché servono, e vi dirò per quale motivo servono, e questi numeri si chiamano numeri immaginari. Prima erano irrazionali, che oggi no, sarebbero, come dire, no, numeri che sono usciti dalla testa bacata di qualcuno che non ragiona bene, e adesso addirittura dei numeri immaginari, che non sono reali. Notate che questi sono termini che si usano in matematica. I numeri reali sono esattamente quelli di cui abbiamo parlato finora, razionali e irrazionali messi insieme, e adesso si introducono dei numeri che, non essendo reali, devono essere inventati dalla fantasia, che sono numeri immaginari. Chi è stato il primo ad accorgersi che questi numeri immaginari, benché siano appunto immaginari, dunque non esistano, in realtà hanno degli effetti sul nostro mondo, no? E del mondo sempre dei numeri interi dei quali stiamo parlando? È stato un signore che si chiama Diofanto, che credo verso il secondo secolo della nostra era scrisse un famoso libro che si chiamava Aritmetica, ed è il libro poi che, stampato, una volta stampato, dopo l'avvento ovviamente della stampa, nel 1600 fu letto da un signore che si chiamava Fermat, che tutti avranno sentito nominare, e che questo signore, prendendo delle note nei margini di questo libro, ad un certo punto una di queste note, no, descriveva quello che poi è stato è diventato noto come l'ultimo teorema di Fermat, ma non è di quello che parliamo questa sera. Ma in quel libro, nell'aritmetica, c'è una strana proposizione, cioè Diofanto si accorge di questa strana proposizione di un numero intero. No, quindi cose che tutti possiamo capire, e adesso fate mente locale, chi vuole può prendere appunti naturalmente o incidersi sulla pelle queste cose di modo che non gli scappino dalla memoria, perché sono cose fondamentali che dovrete ricordare per tutta la vostra vita, no? Prendete il numero 65, no? Cosa c'ha di interessante questo numero 65? È il prodotto di due numeri, no? Che potete facilmente dirmi quali sono, vediamo un po'. Anche i sociologi possono intervenire, naturalmente, no? I matematici, no? I giornalisti, televisivi o non. No? Quali sono i numeri in cui si può decomporre 65? Anzitutto è divisibile per 5, no? Ovviamente. No? Quanto fa 65 diviso 5? Lei non suggerisca. No, no. 13, ora 5 e 13 sono due numeri primi, no? Quindi abbiamo scomposto 65 in due numeri primi. Cosa c'è di interessante in 5 e 13? Beh, 5 è 1 più 4, vuol dire, molto interessante questo fatto, no? Ma 1 e 4 sono due numeri quadrati, no? Perché 1 è quadrato di 1 e 4 è quadrato di 2. 13 è 4 più 9. Anche 4 e 9 sono due numeri quadrati, uno di 2 e uno di 4, e voi direte, vabbè, allora 65 è il prodotto di due numeri, ciascuno dei quali è la somma di due quadrati. All right. Ma 65 è anche lui la somma di due quadrati. Quali? Ah, bravo. Ci sono due modi di scomporlo, però, attenzione, perché 65 è 1 più 64, no? 8 per 8 fa 64 più 1, no? Oppure 49, no? Più 16. E Diofanto dice, che strano, questo è un numero che si può decomporre in due numeri che sono somma di due quadrati e il loro prodotto anche è somma di due quadrati. E la cosa è rimasta lì. Dunque era nel secondo secolo, no? Quindi è rimasta lì fino a circa il 1500, 1300 anni, quando qualcuno
una serie di matematici italiani, che, Cardano, Bombelli, Dalferro, no, eccetera, no? Una banda di matematici tra l'altro interessantissimi, perché facevano di sfide, no? A proposito di equazioni che volevano risolvere, no? E così via, ma questa è una storia che ci porterebbe anch'essa, no? Troppo lontano. Questi signori italiani introducono quelli che vengono chiamati i numeri immaginari. Cosa sono questi numeri immaginari? Sono numeri che possono avere, per esempio, sotto il segno della radice, un numero negativo, per esempio radice di meno 1. Ora, cosa significa radice di meno 1? Noi sappiamo che quando prendiamo un numero e lo moltiplichiamo per se stesso, se anche se è positivo rimane positivo, ma se è negativo il prodotto, no, di un numero per se stesso, il quadrato, diventa positivo di nuovo. Non c'è nessun numero che al quadrato può dare meno 1, no? E quindi per questo si chiamavano numeri immaginari, non ci possono essere. Però adesso vi dico subito la soluzione di come mai questo 65 avesse qualche cosa a che fare con i numeri immaginari e poi torniamo alla decostruzione dei numeri immaginari. La cosa interessante è che coloro che tra voi, e mi immagino siano molti, hanno studiato i numeri immaginari, i numeri complessi, sanno che sono fatti di due parti, una parte reale e una parte immaginaria. E come si possono immaginare come se fossero delle frecce, no? Dei vettori? Quanto lunghi sono questi vettori? Ah, questi vettori, la lunghezza, no? Si calcola col teorema di Pitagora e quindi il quadrato della loro lunghezza è la somma dei quadrati delle lunghezze dei cateti, no? Siamo su triangoli rettangoli. Cioè le lunghezze, diciamo così, quelli che si chiamano i moduli dei numeri complessi, o meglio, le radici quadrate di queste cose, sono somme di quadrati. E allora il motivo per cui 65 è sia la somma di due quadrati, sia il prodotto di due numeri che sono due numeri quadrati, di due numeri che sono la somma di due... Lei mi sta seguendo? Non sono sicuro. Il motivo per cui 65 è, da un lato, la somma di due quadrati, e dall'altro lato il prodotto di due numeri che sono ciascuno la somma di due quadrati, e perché questa è una proprietà del prodotto dei numeri complessi. Quando voi prendete due numeri complessi e li moltiplicate fra di loro, la lunghezza del prodotto è esattamente quello che si ottiene, no? Moltiplicando, no? Le due lunghezze che sono a loro volta somme di quadrati. In altre parole, senza saperlo, questo signore greco, questo Diofanto, aveva scoperto 1200 anni prima una delle proprietà fondamentali dei numeri immaginari, sempre lavorando soltanto sui numeri interi però. Allora, cosa sono questi numeri immaginari? Anzitutto, perché sono stati introdotti da questi italiani? Perché questi italiani si sono accorti che servono per descrivere le soluzioni delle equazioni. Se voi fate un'equazione di secondo grado, vi ricordate che c'è una formula che arriva da Babilonia, no? Una formula che ha 4.000 anni, no? Che vi dice che se prendete un'equazione del tipo ax al quadrato più bx più c uguale a 0, no? Questa equazione potrebbe non avere nessuna soluzione, potrebbe averne una, potrebbe averne due, ci sono tanti casi, no? Ma quando ci sono delle soluzioni, queste si trovano con una formuletta che ci insegnano all'elementare, credo, no? O sicuramente alle medie, che poi dimentichiamo dopo. Signora, lei l'ha dimenticata, non è che non gliel'hanno insegnata. Non se la ricorda, adesso le dirò qualche cosa e vedrà che se la ricorda. Meno b più o meno radice... Ah, vede che se la ricorda, no? Se l'era dimenticata. Quella formuletta, no? Meno b più o meno radice quadrata di b al quadrato meno 4c diviso 2a, no? Che ce la ricordiamo così, eccetera, no? Ci permette di trovare le soluzioni, però la cosa interessante, no? È che quando si ottiene un numero sotto la radice negativo, quello vuol dire che non ci sono soluzioni, non c'è problema. Il problema arriva quando si cominciano a studiare equazioni di terzo grado. E le equazioni di terzo grado erano appunto quelle che usavano questi signori italiani, Dalferro, Tartaglia, Cardano, eccetera, per fare le loro sfide. Andavano sui palcoscenici, c'erano i festival della scienza dell'epoca, no? Arrivavano due matematici e si dicevano a vicenda: trova la soluzione o le soluzioni di questa equazione di terzo grado.
E quell'altro, se non c'aveva la formula, andava poco lontano, perché le equazioni di terzo grado sono complicate. Di lì deriva, tra l'altro, l'espressione ti faccio un terzo grado. Cioè, non vi siete mai immaginati da dove arrivava? Se ti faccio un terzo grado vuol dire vieni su che ti faccio un'equazione di terzo grado, no, e me la devi risolvere, no? E molti non ci riuscivano. Come facevano questi qui a proporre l'equazione di terzo grado? È molto facile, andavano al contrario, prendevano dei numeri e decidevano di trovare un'equazione che avesse quei numeri come soluzione, loro li sapevano, no? Ma una volta trovata l'equazione, chi non aveva la formula non poteva tornare indietro. Succede che appunto, no, nel 1500, a metà del 500, un signore dal ferro trova la formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado. E naturalmente non la dice, no? Perché questo è come un brevetto, no? Se tu dici la formula, poi quando vai a fare, no, le disfide sei fregato, no? Perché l'altro c'ha la formula, quindi se la tiene in segreto. Un signore che si chiama Cardano, che tutti voi conoscerete, perché chi ha la macchina e chi non ce l'ha oggi la macchina, no, avrà quelli che si chiamano gli snodi o i giunti cardanici, che sono stati inventati appunto da questo signore. Questo signor Cardano viene a sapere dell'esistenza di questa formula e ad un certo punto la pubblica in un libro, no? Cioè dà via il segreto. Ora, cosa c'entra tutto questo con i numeri immaginari? Beh, c'entra perché la cosa interessante è che, mentre nel caso dell'equazione di secondo grado, quando sotto le radici quadrate c'era un meno, no, e allora lì non c'erano soluzioni, quello che succede con l'equazione di terzo grado è che a volte ci sono, quando uno usa queste formule che sono state trovate, la formula che è stata trovata per la risoluzione dell'equazione di terzo grado, a volte si trova delle radici quadrate col segno meno sotto. Ma in quel caso lì, a volte le soluzioni ci sono comunque, il che significa che quelle non sono cose che si possono buttare via semplicemente, bisogna in qualche modo usarle e continuare ad usarle, capire quali sono le loro proprietà perché servono per risolvere l'equazione di terzo grado. E allora per parecchio tempo, credo fino all'Ottocento, alla fine del Settecento, quindi per tre secoli praticamente, i matematici usano questi numeri immaginari, li chiamano per l'appunto immaginari per dire non ci sono, però li usiamo perché ci servono, eccetera. Quali sono le loro proprietà? Alcune, una di quelle, quella che vi ho detto, no? Come si fa a trovare la lunghezza di un numero immaginario che è il prodotto di altri due numeri immaginari, no? E così via. Finché ad un certo punto arriva qualcuno, no, che capisce come si possono decostruire questi numeri immaginari. Cioè capisce esattamente come si può fare, come nel caso dei numeri irrazionali. In questo caso la decostruzione è molto più semplice, tra l'altro, molto meno faraginosa di quella dei numeri irrazionali, che non a caso ha dovuto aspettare fino alla fine dell'Ottocento. Quindi questo è quasi un secolo prima. E si capisce che semplicemente si tratta di... I numeri reali sarebbero quelli che stanno su una retta e i numeri immaginari invece sono quelli che stanno sull'intero piano. C'è una retta reale, c'è una retta immaginaria e poi i numeri hanno una coordinata reale e una coordinata immaginaria. Quindi interpretati geometricamente di nuovo, no? I numeri immaginari si possono facilmente decostruire, no? E vengono praticamente reintrodotti, sdoganati, diciamo così, dai matematici. E questo è il secondo esempio, no, di come la grazia invisibile, no, è entrata nel mondo, no, e ha lasciato, del matematici, e ha lasciato segni visibili, no, anche sui numeri che noi conoscevamo, in particolare sui numeri interi. Un segno straordinario, che come sempre succede con la grazia, no, di cose che sono successe con i numeri immaginari e i numeri interi è questo. Voi sapete, ve l'ho detto prima, no, l'abbiamo già citati, che alcuni numeri interi sono primi, no? Non si possono decomporre, no, se non usando loro stessi e il numero uno. Ma una volta che voi avete introdotto i numeri complessi, i numeri immaginari, a volte alcuni numeri primi diventano scomponibili. Per esempio, prendiamo il più semplice di tutti, il numero 2. Come si può scomporre, che naturalmente nei numeri interi, nei numeri reali, non è scomponibile. Come si può scomporre 2 usando i numeri immaginari? Beh, voi sapete, no? I numeri immaginari, la radice quadrata di meno 1 si chiama i, è l'iniziale di immaginario. Se voi fate 1 più i per 1 meno i, sapete che quello è, no? È un tipo di prodotto, no? A più b per a meno b, no?
Bisogna fare la differenza dei due quadrati. Ora, 1 al quadrato è 1. I al quadrato che cos'è? Beh, se I era la radice di meno 1, quando la si eleva al quadrato diventa meno 1, no? E poi bisogna sottrarre. 1 meno meno 1 fa 1 più 1, cioè 2. Oh, che strano. Il numero 2, che è un numero primo, quando lo si guarda come numero intero, si può scomporre quando lo si guarda come numero complesso. Diventa 1 più I per 1 meno I. Molto strano, no? Allora qui si comincia a capire che i numeri immaginari sono qualche cosa di più grande, no? È stato varcato un confine. E qual era il confine? Era il confine di muoversi in una dimensione sola o di muoversi in due dimensioni, solo su una retta o su un piano. Quando ci si muove nel piano si comincia ad avere molta più libertà di azione. Terzo esempio, ultimo, poi veniamo alle figure perché vedo che qualcuno comincia a dire oi oi, no, queste grazie, no? Troppa grazia a Sant'Antonio, no? Come si direbbe. L'ultimo confine che è stato superato un po' più tardi, no? Nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, è un tipo di numero che forse meno tra voi, meno persone tra voi hanno sentito nominare, perché mentre gli irrazionali e i numeri immaginari sono usati normalmente nelle superiori, non parliamo poi in tutte le scienze applicate, la fisica, la chimica e la matematica ovviamente, no? Eccetera. E beh, questo qui che adesso sto per dire, no, è usato più che altro dai fisici e dai matematici soprattutto, no? E si chiama numeri ideali. I numeri ideali cosa sono? Beh, sono cose simili ai numeri immaginari, solo che invece di prendere la radice di meno 1, per esempio, no, si prende, che non so, faccio per dire, la radice di meno 5, no? Uno dice, vabbè, sarà la stessa cosa, no? Più o meno. Però qualcuno nell'Ottocento si accorge, no, che le proprietà dei numeri immaginari, quando si sommano soltanto degli interi con la radice di meno 1, e le proprietà dei numeri che invece di usare la radice di meno 1 usano la radice di meno 5, sono strane. Perché mentre nel primo caso continuano a valere tutte le proprietà dei numeri, per esempio vale la decomposizione in fattori primi unica, quando si usano numeri come radice di meno 5, la decomposizione unica non vale più. Per esempio, faccio un esempio di nuovo, notate come si usano sempre dei numeri banali, no? Quindi le cose sono, gli effetti della grazia invisibile nel mondo visibile, no? Sono effetti che si vedono anche, no? Lavorando, no? Su piccole cose. Prendete il numero 6 per esempio, 6 si può scomporre come il prodotto di 2 per 3, no? Ma se voi usate questi numeri che ho appena detto e fate 1 più radice di meno 5, per 1 meno radice di meno 5, il trucco è quello di prima, no? Si tratta di fare la differenza dei due quadrati, il primo quadrato è 1, il secondo quadrato è meno 5, e 1 meno meno 5 fa 6, no? E allora avete da un lato una decomposizione, 2 per 3, dall'altro lato un'altra decomposizione, 1 più radice di meno 5 per 1 meno radice di meno 5, e questo vuol dire che un numero è decomponibile in due modi diversi, in fattori, tra virgolette, primi. E questo rende complicate le cose, no? Perché si immagina, dice, che cosa è successo in questo caso? E allora un signore matematico, no? Un famoso matematico che si chiamava Cumber, si inventò quest'idea di dire, ma nel caso di 6, no, c'è 2, 3, poi c'è 1 più radice di meno 5, 1 meno radice di meno 5, forse non sono tutti primi, dovremmo introdurre dei numeri primi ideali, e qui arriva questa nuova parola che notate è dello stesso tipo di irrazionale, immaginario, ideale, sono sempre tutte cose, no, che stanno al di fuori del mondo reale che ci circonda, del mondo naturale che ci circonda, e si inventa questi numeri ideali, primi ideali. E come se li inventa? Esattamente come avevano fatto gli antichi e poi Dedekind, no? Per inventarsi i numeri irrazionali. Si va a vedere quali sono i loro effetti sui numeri che già conosciamo. Che proprietà hanno i numeri primi? Beh, pensate un momento, no? Due proprietà ovvie che hanno i numeri primi sono queste. Che se voi prendete un numero primo che divide un certo numero e un altro numero, allora quel numero primo divide anche la loro somma, no? Questo è abbastanza ovvio, no? Perché, no, avete la divisione, non la potete scomporre. E se avete un numero primo che divide un certo numero, allora dividerà non soltanto quel numero lì, ma qualunque suo multiplo, no? Perché intanto divide già una parte, no? Quindi ovviamente divide anche i multipli.
Questi sono gli effetti dei numeri primi. E allora che cosa si inventa Kummer? Dice i numeri ideali, che non esistono, sono ideali, ma i loro effetti sono che quando noi guardiamo ai loro multipli, i loro multipli sono tali che se una cosa è un multiplo e un'altra cosa è un multiplo, anche la loro somma è ancora un multiplo. E se una cosa è un multiplo, allora il prodotto per qualunque cosa rimane un multiplo. Questa è la definizione di quelli che oggi si chiamano gli ideali, che molti di voi che hanno fatto matematica, per esempio, no, avranno studiato, no, probabilmente senza accorgersi da dove arrivavano queste cose. Arrivavano effettivamente da ricerche di questo genere, in cui si cerca di introdurre nuove entità usando semplicemente gli effetti sulle vecchie entità. Quindi non ci si muove dal mondo che si conosce e si usa soltanto della sovrastruttura. Quindi la nostra sovrastruttura, le nostre superstizioni, come diceva agli inizi, sono i numeri irrazionali, sono i numeri immaginari, sono i numeri ideali e potrei continuare a lungo perché naturalmente no, ce ne sono tanti altri. Ma come vi ho promesso, ad un certo punto mi fermo, no, e vi faccio invece vedere come in matematica spesso si va avanti usando naturalmente altri tipi di intuizione, no? Non soltanto questo trucco di cercare di decostruire grandezze vedendo l'effetto che hanno sui numeri che conosciamo. Vi faccio qualche esempio e poi vediamo se la cosa interessa oppure no. Il primo, sono esempi questa volta molto più moderni, no? Beh, in realtà eravamo arrivati ormai alla fine dell'Ottocento, no? Quindi qui stiamo parlando di quello che è successo più o meno nel Novecento. Uno degli avanzamenti, diciamo così, dei confini che sono stati superati dalla matematica recente è stata quella della quarta dimensione. Abbiamo detto prima, no? Quando parlavamo dei prodotti di due o di tre grandezze, e poi abbiamo detto, ma i greci come avrebbero fatto a immaginarsi il prodotto di quattro numeri? Si sarebbe dovuto fare un volume di qualche cosa che sta in quattro dimensioni, e quattro dimensioni, come sappiamo, no, non possiamo immaginarci. Però invece in realtà i matematici alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, hanno cominciato a pensare a spazi che hanno non soltanto quattro dimensioni, poi sono arrivati fino all'infinito, ma noi questa sera ci limitiamo alle quattro dimensioni, cerchiamo di capire come si può immaginare qualche cosa in quattro dimensioni avendo le stesse limitazioni che avevano i matematici antichi. Nel caso dei numeri, le limitazioni solo, noi possiamo capire solo i numeri interi e tutto il resto deve essere ridotto a questi numeri in qualche modo perché altrimenti non lo capiamo. E qui dobbiamo fare la stessa cosa perché vogliamo capire la quarta dimensione, ma le uniche cose che possiamo sensorialmente concepire sono quelle a tre dimensioni al massimo. E allora cominciamo con questo piccolo esempio che è tratto da un bellissimo libro che molti di voi conosceranno, che si chiama Flatlandia, di un signore che si chiama Abbott, molto naturalmente, no, inventivo, no, questo nome. Lui era Abbott perché era un abate, ma di cognome si chiamava Abbott, comunque vabbè, insomma, quindi questo si chiamerebbe abate, no, abate al cubo, no? Ma lui voleva farci capire com'era la quarta dimensione, perché non gli bastava essere un abate al cubo, no? Voleva essere un abate alla quarta potenza. E dice, ma per cercare...